Questo, come abbiamo già in qualche modo detto anche prima dell'inizio di questa conversazione che mi vede qui, è il secondo appuntamento di una serie. So che mi ha preceduto Vinicio Tamaro, il quale, mi diceva Valentina, ha introdotto la commedia da vari punti di vista, quindi in qualche modo suppongo che diverse persone che sono qui abbiano già ascoltato anche la prima conferenza e spero che, come dire, ci sia un senso di continuità. Tra l'altro, ho avuto il piacere di leggere poco fa il saggio di traduzione di De Cassillabi che Vinicio Tamaro ha fatto di una parte della commedia e mi è piaciuto molto. Ti ringrazio anche per aver ricordato la mia attività di traduttore, le mie passioni principali. Ammetto che per me Aristofane è venuto dopo, ci sono arrivato da Platone rimane un po' il mio autore preferito, ma insomma, mi sono presto reso conto che Platone lo si capisce meglio se si conosce Aristofane, insomma, e quindi ci sono arrivato da lì effettivamente, un po' in un secondo momento, anche per dei casi un po' così particolari. Io con Caroccio avrei dovuto dare pure il protagora, ma poi c'erano dei problemi di diritti d'autore perché avevo già fatto una traduzione che non era mai circolata, l'altra casa editrice non mi ha permesso. Insomma, tutte quelle cose un po' antipatiche che come dice Renzo, bisogna lasciarsi alle spalle e non devono cadere più. Però è stata una fortuna nel caso specifico, perché poi mi è piaciuto molto in realtà affrontare questo lavoro. Il titolo di oggi è La vittoria delle donne, come, perché e durerà. Allora, un titolo così in parte forse inadeguato, perché chiedersi se un'utopia aristofanesca durerà è una domanda da un certo punto di vista assurda, insomma, no? Evidentemente non siamo qui a chiederci come faremo con l'immedesimazione che è caratteristica di noi lettori moderni quando guardiamo una serie televisiva, leggiamo un romanzo, cosa sarà successo ai personaggi dopo la fine del testo che ho letto, la fine dell'ultimo episodio della serie che ho visto, come se fossero delle persone reali. Questo evidentemente per il genere della commedia antica non è l'atteggiamento giusto, non c'è questa forma di immedesimazione, di realismo, siamo lontanissimi da questi canoni realistici, evidentemente, insomma, no? Per cui in realtà questa domanda durerà, va intesa in una maniera un pochino diversa, va intesa perlomeno in due sensi. Da un lato, durerà nel senso che il problema delle donne al Parlamento, il problema esegetico grave, è fino a che punto quella che ci viene presentata sia una utopia oppure una distopia intesa a disintegrarsi già nel corso della commedia, e da questo punto di vista chi opta per questa seconda opzione interpretativa ritiene che non duri all'interno del testo, non dopo, evidentemente, non c'è un dopo dal punto di vista narrativo. Un dopo c'è invece, evidentemente, dal punto di vista della fortuna di un testo, insomma, no? Ed è qui che entra in gioco Platone, ed è qui che, come ricorderemo, entrano in gioco le vistose, stupefacenti, da un certo punto di vista, analogie fra le donne del Parlamento, le Ecclesie Azzuse e il quinto libro della Repubblica di Platone, che parimenti ci presenta Città Utopica, con evidentissimi punti di contatto con quello che leggiamo nella Commedia. E quindi, da questo punto di vista, il durerà si riferisce anche a una possibile, diciamo così, sopravvivenza nel senso di una trasformazione operata in sede di ricezione antica, di fortuna antica. Se, come io penso, ma non tutti sono d'accordo, e su questo magari discutiamo, mi dite cosa ne pensate, se come penso io è assai più probabile che se c'è, come pare essere, diciamo, la relazione tra queste due opere, l'Ecclesia Azzusa e la Repubblica di Platone, questa relazione debba andare nella direzione di Platone, che si guarda alle spalle e vede le Ecclesie Azzuse e pensa in qualche modo di introdurle nella fabbrica, nella costruzione dialogica di questa opera così importante. Detto questo, appunto, Valentina ricordava che la mia traduzione delle Ecclesie Azzuse è poi approdata a Siracusa, è approdata in realtà con delle differenze sostanziali, non solo perché la destinazione era diversa, non un libro, ma un pubblico che ascolta una volta sola.
no? Quindi un po' quella situazione che fino a qualche anno fa credevamo essere caratteristica del teatro greco. Qualche anno fa, ancora quando andavo a scuola io, il dogma era che questi drammi erano prodotti per essere visti e fruiti una volta soltanto. In realtà oggi sappiamo che non è così, effettivamente, ci sono mille indizi che smentiscono questa idea. Tende piuttosto ad essere così per quello che accade invece a Siracusa, perché effettivamente lì difficilmente poi uno lo vede una seconda volta. Ma può succedere, perché ci sono poi teatrini piccoli in Sicilia che a volte riprendono quello che viene fatto nel Teatro Maggiore, c'è il teatro di Palazzolo Atreide che a volte rimette in scena. Questo è molto bellino perché riproduce un po' il rapporto fra il teatro di Dioniso ad Atene e i teatri dei demiurghi, in un certo senso. E la partecipazione popolare che c'è in Sicilia. Mutatis mutandis, le cose da mutare sono molte, però ricorda in qualche maniera questa partecipazione di popolo che è così caratteristica del teatro greco, che ne fa un'arte certamente non libresca né elitaria, ma per quanto possa essere raffinata, decisamente anche popolare sempre. E da questo punto di vista, appunto, sì, per me il teatro è stato importante come punto di approdo, perché tradurre poi per il teatro mi ha portato a vedere le cose in una maniera diversa, a modificare in molti luoghi la traduzione, cosa che avrei fatto comunque, perché nella testa dei traduttori ossessivi non si è mai contenti, non si è mai soddisfatti. E io quando rileggo adesso, anzi, mi viene un po' male spesso, e lo dirò perché sono delle cose che non mi piacciono più, non so allora bene che cosa pensassi. Però in realtà il teatro per me è stato importante anche perché mi ha guidato nella comprensione in qualche maniera, nella mia interpretazione, nella mia lettura di questa commedia. In effetti le immagini che vedete sul PowerPoint proiettato sono tratte da uno spettacolo che ricordo con grandissimo affetto che vidi prima di dedicarmi alla traduzione, diretto da Serena Senigallia, che è una bravissima regista che opera a Milano al Teatro Ringhiera. Teatro di nuovo estrazione in qualche modo popolare che promuove la vita di un quartiere, ma le cui opere approdano poi nei teatri maggiori. Allora, vedi questa rappresentazione al Piccolo di Milano, dove appunto venne accolta. E fu lì che sostanzialmente cominciai ad avere dei dubbi rispetto al modo in cui normalmente, negli anni in cui tutto questo avveniva, cioè un po' prima del 2010, la commedia era letta, presentata e visto che dobbiamo un po' misurarci effettivamente con le parole di Aristofane, quello che vedete accanto all'immagine è in effetti l'inizio, sono le primissime parole che vengono pronunciate, e quello che vedete a destra invece è la resa appunto dello spettacolo della Sinigaglia al Teatro Piccolo della Piccolo Streller di Milano. C'è evidentemente un punto che focalizza l'attenzione, cioè la luce retta dal personaggio che appare in scena e che sappiamo essere, nel momento in cui prendiamo in mano un'edizione moderna, l'eroina della commedia, Prassavora, naturalmente un nome parlante. Abbiamo sempre il problema se cercare di tradurre o no i nomi parlanti, insomma, è un grosso problema, se magari ne parliamo, ma insomma. In realtà il problema non si pone subito, perché, come accade spesso in Aristofane, se ci mettiamo dal punto di vista del pubblico, non sappiamo che sia quel personaggio che si avvicina, che entra o dalle parodi o dalla scena. Vediamo qualcuno e dobbiamo a un certo punto figurarci di cosa si tratta. I due bizzarri personaggi che appaiono nelle rane, sì, hanno degli elementi che ci fanno pensare che c'entra Dioniso, c'entra Eracle, ma prima di capire esattamente cosa sta succedendo, dobbiamo in realtà acquisire delle informazioni. E l'inizio di questa commedia lo possiamo immaginare appunto fondamentalmente successivo dal punto di vista dell'esecuzione verbale rispetto all'apparizione in scena del personaggio. Questo mi porta subito a dire uno dei principi cardine che ho cercato di adottare, cioè di cercare di vedere il teatro, di cercare di veramente visualizzare. È una cosa che diceva Sanguinetti sempre, insomma, no? Teatro lo devi vedere nella testa per poterlo in qualche modo capire, anche quando sei costretto soltanto a leggerlo,
anche quando quello che ti rimane in mano è soltanto lo scheletro del testo privato di tutto il resto, di tutto quello che ci stava attorno, insomma, che drammaticamente per noi è perduto. Nel caso specifico, noi abbiamo anche un'informazione interessante, cioè nella parte finale della commedia, c'è un appello diretto al pubblico. Il pubblico che è chiamato, diciamo così, a non privilegiare i rivali, le commedie che avevano rivaleggiato con questa, soltanto perché sono state sorteggiate per essere messe in scena dopo, il principio essendo che siamo portati a ricordarci di più e magari a prediligere l'ultima cosa che abbiamo visto, l'ultima cosa che abbiamo ascoltato. Quindi questa deve essere andata in scena per prima, sulla base di questo, nella prima, perché come abbiamo detto poi le commedie molto, e le tragedie venivano indubbiamente presentate in occasioni successive. Quindi ci dobbiamo immaginare, come anche ricorda nella sua introduzione Massimo Vetta, che la contestualizza in una maniera così anche coinvolgente, furono rappresentate per la prima e unica volta, diceva ancora lui, questa è una cosa che oggi non diremmo più, le Ecclesi Azzuse vennero rappresentate per la prima e unica volta in un mattino tra fine gennaio e febbraio dell'anno 391 a.C. Adesso non entriamo nei dettagli della cronologia, che sono difficili. Possiamo oggi, col beneficio degli studi che sono stati fatti nel frattempo, dire che unica volta forse non dobbiamo dirlo. Il mattino probabilmente invece rimane, che in quell'occasione lì la prima era mattino, col sole nascente, siamo nel teatro di Dioniso, alle pendici dell'Acropoli, all'aperto, e quindi naturalmente una resa come quella che vedete proposta dalla Sinigaglia, cioè teatro al chiuso, al buio e lumicino, lampada visibile proprio in virtù del buio, è impossibile di per sé, evidentemente, in una condizione di teatro all'aperto. L'unico lume che tu vedi, effettivamente, in un mattino di febbraio greco è quello del sole mattiniero, insomma, evidentemente, no? Ed è qui, sono proprio queste condizioni probabilmente che spiegano bene l'attacco paratragico che troviamo qua. L'attacco paratragico che troviamo qua, appunto, occhio di fuoco, volteggiare di raggi nella mia traduzione. Ho cercato anche di fare un endecasillabo qua, adesso mi rendo conto, però poi ho dovuto aggiungere qualcosa, perché evidentemente non si poteva concludere le cose in un endecasillabo quando l'editore mi aveva chiesto di fare una traduzione linea per linea. Quindi questo era un limite che mi avrebbe impedito di fare quello che fa Vinicio Tamaro, cioè di tradurre tutto in endecasillabi, al di là dei meriti o dei possibili difetti di una scelta di questo genere. E come appunto già i commentatori antichi notavano, questo è un attacco in cui c'è una prosdocchia, una sorpresa, perché la parola attesa doveva essere non l'ichnu, parola che ha come referente reale una lampada, oggetto quotidiano e quindi in qualche modo in contrasto con il tono estremamente elevato di queste parole e anche con la regolarità del metro, che fa quindi pensare piuttosto al trimetro tragico che non a quello comico, e quindi c'è una sostituzione. Invece di esserci la parola Theos del Dio, abbiamo del lume, della lampada. Sappiamo che questo tipo di sostituzioni sono il sale della commedia aristofanea. Chi si ricorda la famosa scena delle rane, di nuovo, dell'ampolluccia, se si dice ampolluccia poi non funziona tanto in italiano, anzi in italiano ampolloso è qualcosa di alto, di elevato. Quell'oggetto lì molto quotidiano è come se in un testo molto altisonante e magniloquente noi inserissimo una bottiglietta, una cosa così, un oggetto quotidiano ridicolo che immediatamente distrugge l'aura elevata che si è venuta creando. Io penso che appunto questo tipo di elemento paratragico abbia strettamente a che fare con le condizioni del teatro. Perché noi ci possiamo benissimo immaginare il fatto che c'entri non un oggetto di scena che sarebbe stato poco visibile, tantomeno se si fosse cercato di produrre un effetto visivo attraverso la creazione di una fiamma, che
nessuno avrebbe visto dal pubblico. Avrebbe dovuto essere enorme, ma allora si rischiava un incendio, insomma, una lampadussa evidentemente non è una cosa che tu puoi vedere bene dalla distanza dei gradini del teatro greco. È molto probabile che il riferimento sia proprio al sole. Qui c'è un precedente importante perché in effetti nelle nuvole di Aristofane quello che succede è proprio questo. Quando Socrate, ex machina, quindi in maniera tragico o meglio paratragica, appare a bordo di questa sorta di graticcio, pare che voglia dire la parola in questione, volante, cosa sta facendo? Sta scrutando il sole. Perifronò, dice lui, aerobatò kai perifronò tonelli. Cioè, aerobatò, beh, sono uno skywalker praticamente, sono una sorta di camminatore spaziale, e perifronò tonelion, che vuol dire due cose al tempo stesso, con probabilità. Qui c'è un commentatore bizantino, Giovanni Tzetzes, che l'ha capito molto meglio di commentatori moderni, e quella parola lì, questo perifronò, vuol dire disprezzo, quindi suscitando fin da subito, fin dalle prime parole di Socrate, dei sospetti di impietà, che sono poi quelli naturalmente che ricorrono anche nell'accusa rivolta a Socrate, ma l'idea del peri col sole significa anche per scrutare, o meglio scrutare attorno, come nella parola periscopio, diciamo, no? Come ha sottolineato uno studioso brillante, Martin Reberman, autore di un libro che si chiama Comic Business, che applica i theater studies al teatro antico, quello che accade nelle nuvole con ogni probabilità è il fatto che il sole vero, naturalmente non un sole rappresentato, diventa una stage property, diventa un oggetto di scena con cui sostanzialmente l'attore comico gioca. Per cui ci dobbiamo immaginare Socrate che effettivamente con il sole reale davanti agli spettatori gioca con il sole effettivo che tutti quanti vedevano. E il fatto che questo avesse un impatto visuale molto forte, che questo fosse il punto veramente che meritava di essere ricordato, ci è confermato precisamente da Platone, perché quella scena lì è ricordata nell'Apologia di Socrate, e Socrate nel ricordare la commedia, che in qualche modo si discute naturalmente fino a che punto si possa considerare Aristofane responsabile, o quanto Platone lo ritenesse responsabile delle disgrazie giudiziarie di Socrate, ma ad ogni modo la scena è ricordata esplicitamente, è ricordato esplicitamente il movimento circolare della macchina, si parla di Socrate come perifronon, portato intorno, quindi questa idea del perifronò, che viene poi reso da Platone con questo perifronon, quindi girando attorno, ed è questo circoscrutare di fatto che viene riprodotto e dice Socrate, quella commedia che voi avete visto, il greco in realtà è un imperfetto, e orate, che dà l'idea della continuità, quella commedia che avete visto quando eravate tanti anni fa, e che sostanzialmente il punto è che quelle immagini sono rimaste impresse e si sono sovrapposte alla realtà. E quindi di fatto il Socrate reale, che pure era uno che si faceva vedere per strada, come facciamo, come sappiamo, non era uno che stesse chiuso a casa sua, né uno che non si facesse sentire dai passanti. È un conto prenderli uno a uno gli ateniesi, adesso le stime sulla numerosità della cittadinanza ateniese, comprendenti o non comprendenti i metecici, gli schiavi, eccetera, sono difficili, ma comunque stiamo parlando di una grande città, non è Roma, naturalmente, non è la Roma imperiale, ma è pur sempre una città grande in cui se tutti vuoi conoscere tutti, non ci riuscirai mai. Mentre invece, da un certo punto di vista, le decine di migliaia di persone che accorrono al teatro vedono quell'immagine lì, e quindi quell'immagine lì si sostituisce sostanzialmente a quella reale. Capita anche a noi, credo, no? Di vedere che sostanzialmente tendiamo a pensare a certi personaggi pubblici più attraverso le deformazioni parodiche che non per quello che dicono loro effettivamente. A me è capitato personalmente di non riuscire più ad ascoltare, cantare o parlare Ligabue dopo aver sentito le imitazioni di Neri Marco Re. Io se, ormai lo percepisco così, lo percepisco attraverso la lente comica che lo distorce. E qualche volta sono i personaggi stessi che si riappropriano delle immagini comiche, le usano
assumendole come parte della propria identità. Voi siete troppo giovani per ricordarvi certe campagne elettorali, ma Bersani, quando fece la sua, peraltro purtroppo disastrosa, campagna elettorale alcuni anni fa, faceva proprio questo, cioè giocava con le sue imitazioni e le sussumeva nella sua identità pubblica. Ma insomma, adesso sto divagando un po', ma tutto questo per dire che effettivamente le condizioni del teatro determinano delle cose che in questo caso dimostrabilmente hanno avuto un impatto, come Platone registra. Evidentemente il fatto di avere questa testimonianza diretta di prima mano dell'Apologia di Socrate è una fortuna rarissima, se non unica, per lo più noi non abbiamo nessuna informazione sul modo in cui vengono recepite le cose. Però questa informazione in questo caso ci può guidare nell'interpretazione di questo inizio, perché ci dice che probabilmente nel momento in cui l'attore dice o l'antronomma tutto che la tu ci si aspetta a Teù, sta parlando con il sole e lo vede, e il sole è quello, si indirizza verso il sole ed è un effetto scenico pensato per agire in questo modo. Dopodiché, evidentemente, si instaurano i caratteristici aprosdocheto della commedia e si capisce che di fatto non del sole si tratta, bensì di una lampada, oggetto invece notturno, oggetto evidentemente molto più comune nelle case che non in una situazione come questa. La cosa è abbastanza interessante perché ci si può poi ricamare un pochino sopra. Il testo prosegue tutto sommato con questo tono altisonante per cui si traccia una sorta di genealogia della lampada che si è sostituita al dio solare, ma in effetti questo anche ci proietta, ed è un inizio da questo punto di vista secondo me estremamente pregnante. Ci proietta proprio nella dimensione femminile di questa commedia, in cui effettivamente il sole che si vede all'aperto e gli uomini stavano all'aperto, viene rimpiazzato di fatto da una lampada che è l'oggetto che più tipicamente invece troviamo in casa, naturalmente anche all'esterno se non vuoi uscire al buio, cosa che però si tende a non fare così spesso, insomma. E effettivamente dopo ci viene spiegato che queste lampade sono usate all'interno delle case per varie attività, alcune sono anche mi imbarazzerebbe un po' spiegare cosa facevano con queste lampade, ma lo sapete perché vi ho detto subito dopo che non c'è bisogno che io mi addentri in questo. Perciò, insomma, ci dobbiamo immaginare che così come questo Socrate gioca con il sole come se fosse una sorta di stage property, allo stesso modo l'attore che entra in scena nelle donne, nelle Ecclesi Azzuse, giocasse con il sole nascente, basso, camminando verso il sole stesso e rivolgendosi al sole in termini paratragici, per poi evidentemente introdurre temi diversi. Queste mostruose immagini, giusto per curiosità, sono prodotte con intelligenza artificiale, per cui invano ho cercato delle immagini vere. La soluzione migliore sarebbe stata per qualcuno più dotato di me di fare un disegno, ma siccome purtroppo le mie abilità sono molto, molto limitate, ho preferito per la prima volta in vita mia cimentarmi con la creazione di immagini attraverso l'intelligenza artificiale. Diciamo che c'è molta strada da fare, ci sono ampi margini di miglioramento, penso di poter dire, ma comunque insomma era giusto per darvi vagamente un'idea, insomma, in effetti di come la cosa si possa in qualche maniera immaginare da questo punto di vista. Perciò, diciamo che naturalmente voi immaginerete che chi si mette a tradurre e commentare una tragedia fa tesoro di tutto quello che trova sull'argomento, e per me indubbiamente l'edizione di Massimo Vetti è stata, direi, il punto di riferimento più importante, e secondo me è anche giusto ricordare in casi come questi in cui ricordare quanto tu puoi dire delle cose molto diverse perché hai avuto qualcuno molto bravo prima che ha detto quello che ha detto, cioè senza questo libro io non sarei stato probabilmente perduto di fatto, insomma, no? Non che sia l'unico strumento, ne esistono naturalmente anche altri, ma questo è particolarmente, devo dire, è un commento fatto particolarmente bene ed è particolarmente importante. Quindi, sostanzialmente, così se uno prende questo libro come punto di riferimento, lo studioso di oggi che cosa fa? Almeno io.
Da un lato ci sono degli aggiornamenti, come abbiamo detto, che vengono dalla ricerca più recente riguardo alla ripetibilità delle performances teatrali. Dall'altro, lo sforzo che ho fatto io a suo tempo era proprio quello di cercare di aggiungere una dimensione visuale, che invece nella lettura di vetta, tutto sommato, non è tanto presente. Un'altra cosa che ho cercato di aggiungere è stata appunto quella che io considero una caratteristica che troppo spesso noi tendiamo ad obliterare nel leggere le commedie di Aristofane, cioè l'effetto sorpresa. Il fatto che in realtà davvero stupire gli spettatori, creare un senso di aspettativa, di senso della scoperta, è una caratteristica fondamentale. Anzitutto, come dicevo prima, proprio sull'identità dei personaggi. Noi diciamo Liceopoli per gli Acarnesi, ma in realtà Liceopoli il nome viene fuori soltanto quando lui va a bussare alla porta di Euripide. Prima abbiamo un personaggio che parla un po' come se fosse il poeta, un po' come se fosse un buon vecchio cittadino che depreca i malatempora che corrono quando l'assemblea non si riempie perché la partecipazione pubblica è venuta meno. Ha indubbiamente un'identità volubile. Non è, anche qui siamo molto lontani dai canoni del realismo, come è evidente. Entra ed esce dal personaggio. Questa non è una caratteristica solo delle prime commedie di Aristofane, ma qui riappare abbastanza evidentemente, su questo torneremo. Ecco, un banale fatto che possiamo ricordare è che il nome di Prassagora, naturalmente non viene fatto all'inizio, non sappiamo come si chiami questa strana figura. Ricordiamoci che abbiamo di fronte un attore maschio che finge di essere una donna travestita da uomo, quindi insomma, identità fluida, diremmo oggi, insomma, molto, molto fluida l'identità di questo personaggio, e sicuramente molto forte il tasso di curiosità che uno spettacolo del genere doveva suscitare negli spettatori. Ma chi è questo essere, questa creatura che avanza, che si rivolge al sole, ma poi si scopre che il sole non è il sole, ma è una lucerna. Insomma, e tutto questo chiaramente crea un senso di aspettativa che si scioglie da un certo punto di vista, sì, nel senso che verso, questi me li sono segnati, ovviamente non me li ricordo, a un certo punto Prassagora viene menzionata al verso 124, poi al verso 241, poi al verso 520, in tutto 3 volte. Se uniamo questo dato con il fatto che il personaggio che noi chiamiamo Prassagora, e che viene chiamato Prassagora effettivamente, sostanzialmente pronuncia la sua ultima battuta al verso 724, cioè molto molto prima della conclusione della commedia, ci troviamo di fronte a qualcosa di molto molto strano. Cioè, come minimo, un personaggio evanescente, il suo nome salta fuori solo 3 volte, ci vogliono ben 124 versi prima che venga chiamato in causa. La seconda volta che viene chiamato in causa, il significato del nome parlante viene palesemente riattivato, se ce ne fosse bisogno. In realtà non ce n'è molto bisogno, perché una differenza, questo lo dico per gli studenti naturalmente, ma insomma, e questa è una cosa molto importante, secondo me, da tenere presente quando noi guardiamo al mondo greco. Quanta differenza fa vivere in una società in cui la maggioranza dei nomi sono nomi parlanti per la persona comune, vogliono evidentemente dire qualcosa, e quanto è diverso questo da un mondo come il nostro in cui non è così. Naturalmente i nomi hanno una etimologia. Io mi chiamo Andrea, ma se non fossi uno che sia un po' incuriosito, sono anche andato, ho fatto il liceo, sono andato all'università, prima o poi mi sono fatto la domanda, ma da dove viene il mio nome? Ma non è che normalmente il parlante medio sa cosa voglia dire Andrea. Evidentemente non è così. Invece per i nomi greci, in larga maggioranza statistica è così. E nel secondo caso in cui Prassagora viene menzionata da una delle sue amiche e compagne, è proprio nel momento in cui se ne lodano le grandi capacità oratorie, capaci di mettere in moto l'azione. Prassagora, possiamo tradurlo in vari modi, ma insomma, è qualcuno, come minimo, proprio l'interpretazione minimale sarebbe un personaggio che in qualche maniera è investito di caratteristiche che hanno a che vedere con la praxis,
con l'azione e con la agora. La agora, beh, può essere tante cose, ma dal momento che appunto in questo passo al verso 241 si parla delle sue capacità oratorie, lo dobbiamo connettere in primo luogo con la capacità di parlare bene, che peraltro è lo strumento con cui lei prima riesce a convincere le sue compagne e poi soprattutto fuori scena, noi di questo abbiamo solo un racconto ex post, persuade l'Ecclesia ateniese a passare la nuova legge, la nuova grande riforma che consegna il potere alle donne. Quell'agora lì, nel caso specifico, siamo decisamente guidati a connetterlo sostanzialmente all'idea del parlare. Ci muoviamo adesso alla terza, magari, alla terza immagine che comprende parte del testo che abbiamo qui. Credo che sia un po' impossibile per voi vederlo, insomma, mi dareste la No, non lo matrice? vedo. Sì, appunto, infatti, mi dareste la matrice Sì. che così ho modo di guardare meglio come stanno le cose. Qui siamo naturalmente molto più avanti rispetto al principio della commedia, e forse minimamente il caso che contestualizzi un pochino che cosa è accaduto nel frattempo, non tanto in termini di trama, che penso ricordiate tutti dal momento che partecipate a questa bellissima iniziativa, quanto piuttosto un po' come si è articolata la commedia, perché il modo in cui si articola questa commedia sì, denota un grande sperimentalismo da un certo punto di vista. Anzitutto quello che accade è che il prologo, la parte iniziale, dopo il monologo di Prassagora, succede che arrivano le altre donne. Certamente questo, per chi conosceva Aristofane, avrà ricordato anche l'inizio della Lisistrata. Infatti, secondo molti lettori malevoli delle Ecclesie Azzuse, le Ecclesie Azzuse sono un tentativo fallito di ripetere il grande successo, quello che immaginiamo essere il grande successo della Lisistrata. Insomma, di fatto le donne arrivano la spicciolata una dopo l'altra. Quante sono? È difficile dire, nel senso che appunto noi nelle nostre edizioni leggiamo donna 2, donna 3, ma non c'è un'identità chiara, è difficile, anzi sconsigliabile, ricostruire un profilo addirittura psicologico degli altri personaggi. Non è così. Sono tutte interlocutrici del primo attore, di Prassagora, se vogliamo metterla dal punto di vista del personaggio. La cosa è resa molto più vistosa e, diciamo così, impressionante dal fatto che tutto lascia credere come le donne che fungono da interlocutrici appaiano, siano vestite fondamentalmente come il coro, cioè c'è un'omogeneità fra i personaggi e il coro che non è ovvia, non è sempre così, evidentemente, anzi, in genere non è così. In questo caso c'è una omogeneità molto molto forte fra i personaggi femminili e il coro di donne che sono le loro compagne, le loro amiche. Qui è anche interessante, se uno volesse andare a vedere il linguaggio dell'amicizia, che era un tema di cui parlavo ieri in un'altra scuola, a Monza. Gli eroi comici tendenzialmente non hanno amici perché sono troppo egotici ed egocentrici e fanatici di se stessi per avere amici. Ieri leggevo un punto in cui Filocleone, che avrebbe in teoria il nome dell'amicizia, solo che per Cleone lui era fondaio, non per dei suoi amici più rispettabili, avrebbe appunto il nome dell'amicizia proprio iscritto in se stesso. Ed è buffo come le traduzioni moderne, quando lui aspetta i compagni con cui gli piace andare a fare il giudice popolare, traduzioni moderne spesso introducono la parola amici, amici, ma in greco non c'è, non c'è mai scritto amici. Il linguaggio dell'amicizia invece figura caratteristicamente, questo è un punto, io non ho un'interpretazione, però vale la pena secondo me di sottolinearlo, il linguaggio dell'amicizia paritaria appare in Aristofane nelle commedie femminili. Ben visibile nella Lisistrata e ben visibile nell'Ecclesia Azzuse, ma non è visibile invece nelle altre commedie maschili. Non sto suggerendo nulla rispetto a quello che ciò potrebbe significare, ma il dato di per sé è importante. Quindi abbiamo questa prima parte in cui, invece di avere la tradizionale apparizione del coro che canta, appare il coro, la spicciolata, insieme agli attori che interloquiscono con Prassagora. E il canto del coro si ha soltanto in un momento successivo, ed è un canto a questo punto non più di ingresso, ma di uscita. E questa è una grande
peculiarità di questa commedia, perché normalmente la parodi nel momento in cui il coro entra, non nel momento in cui il coro esce. Qui entra una spicciolata in silenzio, oppure nel caso degli attori che si confondono con il coro, sostanzialmente interloquendo con il primo attore, con la protagonista, ed è soltanto nel momento in cui escono che si mettono a cantare. Ora, di nuovo, dato che abbiamo cominciato su toni paratragici, c'è un precedente piuttosto importante per una produzione di questo genere. Il precedente importante è quello delle Eumenidi, perché anche lì, sostanzialmente, c'è una situazione che è paragonabile a questa. Ci sono delle creature femminili dormienti. C'è qualcuno che cerca di svegliare l'aspetto, vuole che si facciano vedere, che agiscano, e anche lì sostanzialmente poi il canto del coro è quella che gli studiosi chiamano, credo, epiparodo, una sorta di cosa che avviene dopo, in cui il coro non fa il tradizionale canto d'ingresso, ma lo fa invece in un secondo momento. Dal momento che c'è una tendenza a presentare queste donne, specialmente nella scena più grottesca della commedia, quella delle tre vecchiacce che amoreggiano con questo epigene, questo giovane, proprio credo Vinicio Tamaro aveva sottolineato il fatto che questo giovane che è costretto ad amoreggiare con le donne si chiama così perché epigene è come se volesse dire il nipotino, quindi sono queste ultra vecchiacce terribili che hanno il toy boy, potremmo tradurlo anche così effettivamente, epigene, il toy boy, nel bambinotto, il nipotino che ci fa divertire fondamentalmente, insomma, no? E lì le descrizioni delle vecchiacce sono così estreme da fare appunto venire in mente delle erinni, sostanzialmente. Quindi è molto probabile che effettivamente qui Aristofane volesse evocare scherzosamente l'atmosfera delle Eumenidi. E cosa fa lo studioso in questi casi quando si pone una questione di questo genere? Dice, sarà vero, sarà probabile, non sarà probabile, risposta finale non ce l'abbiamo, però è vero che se guardiamo la fortuna ricavabile dalle pitture vascolari, le Eumenidi furono fortunatissime proprio sostanzialmente alla fine del V e poco prima quindi, della produzione delle donne al Parlamento. E perciò è molto probabile che qui effettivamente Aristofane arieggiasse a modo suo le Eumenidi. Anche questo può avere delle conseguenze sul significato che vogliamo dare alla commedia, evidentemente, perché le Eumenidi poi diventano buone, diventano parte della città, per tornare al mio titolo, sicuramente durano, certamente durano perché diventano parte integrante, diciamo così, del tessuto sociale, sono lì per restare, non sono lì per andare via. Ecco, poi dopo questo inizio così strano c'è un secondo elemento molto particolare, e cioè appaiono finalmente gli Omazzi, li chiamo così perché effettivamente sono personaggi insomma, tra l'inetto e il poco raccomandabile. Tutto sommato, come dire, non possiamo che dispiacerci di vedere questi uomini sostanzialmente inattivi, inetti, incapaci perfino di partecipare all'ecclesia, tendenzialmente per dei problemi gastrointestinali, insomma, no? Su cui si diffondono lungamente, insomma, no? Si è osservato che le donne del Parlamento, da un dubbio primato, insomma, contiene il pezzo scatologico più lungo della letteratura greca, probabilmente. Cattivo gusto, cosa gli è venuto in mente di fare questa porcheria? Perché si deve intrattenere, poi c'è anche appunto, abbiamo le due facce perché c'è l'eccesso di arroico, ma poi c'è anche la costipazione, entrambi gli aspetti sono esplorati con dovizia di dettagli che vi risparmiano naturalmente. Come mai insistere così tanto su questo tema? Beh, questa scena maschile funziona come un prologo, ha le stesse caratteristiche del prologo. Per molti versi, infatti, viene chiamata un secondo prologo. È speculare rispetto alla prima, perché in questo caso abbiamo degli uomini travestiti da donne, cioè degli attori maschi in questo caso, che fanno i maschi, ma fanno dei maschi travestiti da donne, come prima invece avevamo delle donne travestite da uomini, anche se gli attori erano sempre maschi. Però è chiaro che queste due scene si rispecchiano chiaramente, si rispecchiano, ma si rispecchiano in un modo tale per cui siamo portati a notare A, l'esuberanza sessuale, liberatoria, divertente delle donne, e B, invece, l'inettitudine, anche la mancanza di azione, le donne agiscono, escono per andare a conquistare l'ecclesia.
I maschi invece rimangono a casa in pratica perché non riescono a allontanarsi i bagni non li avevano in casa naturalmente da te, a trovare un posto dove agire. C'è anche quel momento buffo in cui Blake dice: qui non mi vede nessuno. Questo immaginatevi in un teatro in cui di fronte a 15.000 persone l'attore finge di fare la cacca, scusate, ah che bello, ho trovato un posto dove non mi vede nessuno. Non è proprio così, evidentemente, insomma, no? Continuamente Aristofane entra ed esce dalla finzione scenica, lo si vede anche da questi tratti qua. Quindi, ora che arriviamo al momento in cui le cose si sono risolte, perché poi interviene un reduce dell'assemblea che racconta questa novità incredibile ai due che non sono riusciti ad andare in assemblea per i problemi che abbiamo detto, e anche perché appunto non trovavano più i vestiti che sono stati rubati loro dalle mogli. Noi a questo punto sappiamo che la proposta incredibile di passare il potere alle donne è effettivamente stata approvata dall'Assemblea, ed è qui che comincia la parte della commedia che ci porta ai versi che avete lì alla prima pagina. Alcuni di questi so che sono ricompresi nelle parti che traducete, ed è che il motivo per cui li ho messi qui. Però vale la pena anche in realtà di dire qualcosa sul contesto immediato. Adesso abbiamo parlato del contesto precedente, del macro contesto. A livello invece di micro contesto, dobbiamo dire questo, e cioè che qui ci troviamo di fronte all'inizio di quella parte della commedia, che deve essere stata sua caratteristica forse genetica, che chiamiamo agone. E che ritroviamo in molte commedie di Aristofane. La si riconosce perché è una struttura metrico-ritmica ricorrente, giusto per non usare io malamente parole che potrei riprodurre male, direi profondamente detta, a partire dal verso 571, cioè poco prima dei versi che sono riportati qui. Si dice che da un punto di vista morfologico la scena comprende gli elementi costitutivi di un agone completo, ma solo per metà, cioè contiene ode, lode, il canto, il katakeleusmos, versi 581-82, cioè una sorta di incitazione, sostanzialmente viene fatto ai contendenti, l'epirrema e poi l'opnigos, il soffocamento, che è l'ultima delle parti. In realtà il problema è che questa parte molto rituale della commedia generalmente si chiama agone perché le parti in causa sono due, per cui c'è un ode, ma c'è anche un antode, c'è un katakeleusmos, ma c'è anche un anticatakeleusmos, c'è un epirema, ma c'è anche un antiepirema, cioè dobbiamo immaginarsi una struttura a specchio cui probabilmente corrispondevano dei movimenti scenici di rispecchiamento agonale che ha senso quando appunto ci sono due duellanti. La particolarità delle donne in Parlamento è che invece c'è solo la metà, è come una specie di visconte dimezzato di un personaggio, di un organismo che è presente soltanto per la sua metà. E vi leggo anche brevemente, nella traduzione di, ma no, uso la mia, dai, uso la mia, quello che effettivamente ascoltiamo in questo inizio dell'agone. Naturalmente noi lo diciamo col senno di poi, c'è solo metà. Di nuovo, l'elemento sorpresa è importante perché lo spettatore che vede e sente, perché qui erano importanti gli aspetti ritmici e musicali da un lato e gli aspetti visivi nel modo in cui la musica veniva interpretata coreuticamente, dal momento in cui vede gli elementi caratteristici dell'agone, è chiaro che l'aspettativa è che ci sarà anche la parte contrastiva, non solo ci sarà un A a cui si opporrà un B. Questo è quello che inevitabilmente gli spettatori si devono attendere quando vedono accadere questo. E per venire ai contenuti di questo inizio agonale, che è in qualche maniera elusivo e ingannevole, perché crea un'aspettativa che non verrà soddisfatta nella sostanza, sentiamo appunto il canto del coro che dice: ora desta la mente con acume profondo, con amor di sapienza. Questo è un punto che mi è molto caro, perché questo amor di sapienza, io l'ho tradotto così, ma è la parola filosofos ed è la prima occorrenza poetica del termine filosofia, di fatto. Ovviamente il fatto che sia tutta questa somiglianza con Platone qui apre scenari interessanti, ma questa è la prima volta che in un testo poetico troviamo la radice della parola filosofia. Difendi le tue complici,
Pensa al bene comune, scocca un lampo di genio, le gioie della vita regala al nostro popolo. Dimostra il tuo valore, la tua città ha bisogno del ben dell'intelletto, ma tu non ti ripetere. Ricerca l'inaudito, la scena mai tentata, lo sai, gli spettatori detestano le repliche. Adesso la replica è una traduzione un po' ardita da parte mia, in realtà non dice così. Il greco dice tapalaia, gli spettatori detestano le cose vecchie, vogliono sempre vedere novità, no? Qui viene ribadito. Ribadita l'idea che effettivamente il pubblico vuole delle cose nuove. E poi c'è il catacleusmos, proprio questa sorta di incitamento ai contendenti, ma qui, come vedremo, il secondo contendente non c'è. Non perdere tempo, passiamo al programma, che qui è Diano, anche Vetta mi pare lo produce con programma qui. Il ritmo sia rapido, così piace al pubblico, così piace agli spettatori che vengono qui menzionati esplicitamente, theatai, questo subito prima dei versi che vedete riprodotti qua. Quindi ci muoviamo già evidentemente in un contesto fortemente metateatrale. Non vi ho detto una cosa importante, cioè che le donne al Parlamento, Ecclesia Zuse o come lo vogliamo tradurre il titolo, non presentano la parabasi, la parte in cui il coro depone la maschera. Sfida davanti al pubblico e parla, diciamo così, a nome del poeta, o forse dovremmo dire meglio, di una sua proiezione fittizia, che non della persona del poeta. Questo evidentemente acuisce problemi di interpretazione perché ci togliono gli elementi che ci permettono di orientarci nella, come dire, natura ideologica di ogni singola commedia. Non vuol dire questo che non ci siano però degli elementi che normalmente gli studiosi chiamano parabatici. Non c'è la parabasi vera e propria come struttura indipendente dalla commedia, ma questo non vuol dire che non ci possano essere dei momenti che richiamano quello che di solito accade nelle parabasi. E di solito nelle parabasi, una cosa che accade sempre, spesso, no, non sempre, ma che accade spesso, che accade frequentemente, è un riferimento proprio ai gusti del pubblico, alle loro attese, a quello che gli spettatori vorrebbero o non vorrebbero vedere, al loro giudizio e così via. E qui è proprio quello che è accaduto. Subito dopo, e questo ci riporta, diciamo così, un po' all'indietro nel tempo, ci sono i versi che avete riprodotti qui dal 400, 583 in avanti. Ahimè, noti frestati d'Axo Pistego. Io, che siano validi i miei insegnamenti, lo credo. Ma gli spettatori, Ei kainotomei e telesus in sé vorranno aprire nuovi filoni. Kainotomeo è un verbo che vuol proprio dire quello, tagliare il nuovo come si fa quando si apre una miniera. Valore che inizialmente è molto molto concreto, poi assume rapidamente un valore metaforico di innovazione radicale. Teniamo sempre conto che il greco ha due parole molto diverse per dire nuovo. Uno è kainos, che è l'innovazione radicale, forte. Diciamo così, salto qualitativo, e neos invece, che vuol dire più giovane, più recente, più nuovo, ma tendenzialmente non come uno scarto qualitativo netto. Kainos è molto, molto più forte, molto più marcato da questo punto di vista. Ed è quindi interessante che qui si parli di questo. E kainos, in realtà, se noi lo andiamo a cercare nelle commedie di Aristofane, è una parola chiave dell'autorappresentazione del poeta, che per definizione è sempre nuovo, così come per definizione i suoi rivali sono sempre vecchi e triti e ripetitivi, insomma, no? Non vorranno piuttosto crogiolarsi in diatribe, in stare dentro nelle cose arcaiche, nelle cose addirittura vecchie, nelle cose efasi, nelle cose che sono invece appunto usate. E questo è ciò che io, Malista, più di tutto temo. Allora, qui sostanzialmente la cosa interessante è che sta parlando il primo attore, o meglio, se vogliamo prendere dal personaggio, Prassavora. Quindi Prassavora parla come se fosse Aristofane. Una cosa del genere la troviamo anche negli Acarnesi, la prima commedia di Aristofane per noi conservata, dove effettivamente il primo attore, o se vogliamo chiamarlo Diceopoli, chiamiamolo pure Diceopoli, in più di un'occasione parla come se fosse Aristofane, al punto che ci sono studiosi che hanno avanzato l'idea che probabilmente era Aristofane stesso, forse, a recitare la parte, che naturalmente creerebbe più divertimento, se lui uscire ed entrare dal personaggio rende la faccenda più interessante.
Direi che vale la pena sottolineare il fatto come questo possa avvenire anche quando il protagonista è una donna, A, e B, che possa avvenire anche in quella che noi riteniamo essere, tutto sommato, l'ultima fase della carriera di Aristofane, quella in cui tipicamente si cercano, in molti casi giustamente e con successo, degli elementi che preludano alla commedia di mezzo, se non addirittura alla commedia nuova, quindi l'indebolimento del coro, l'annacquarsi dei riferimenti politici, il rarefarsi degli attacchi personali, tutta una serie di cose che in una visione teleologica dovrebbero condurre in qualche maniera poi a quello che è sostanzialmente la commedia nuova. E in questo senso, appunto, diciamo, si vede nuovamente lo sperimentalismo di questa commedia, cioè abbiamo già visto varie cose. La soluzione che arieggia le Eumenidi, primo punto. I due prologhi. Non ho detto un'altra cosa che ritengo molto importante di questo inizio della commedia, cioè il fatto che quando Prassagora tiene la sua lezioncina e fa la prova del discorso, ci dobbiamo immaginare che, come è stato suggerito da uno studioso in particolare, il coro si disponga sostanzialmente ad ascoltarla davanti al pubblico e quindi è come se ci fosse una continuità fra il coro che si dispone davanti alle prime file e il pubblico stesso, per cui tutti ascoltano Prassagora e in un certo senso c'è una fluidità, una continuità fra il pubblico e il coro che sta davanti alla prima fila degli spettatori. La prima fila è la proedria dove stanno quelli importanti. Quindi avere le future comandanti dello Stato che stanno ancora prima dei proedroi nel teatro è già una sorta di foreshadowing di quello che succederà, cioè che le donne diventeranno più importanti di tutto, insomma, no? Tant'è vero che stanno davanti a quelli che sono i proedroi, quelli che sono seduti davanti. Quindi grande sperimentalismo, e lo sperimentalismo qui lo possiamo vedere dopo le cose che vi ho già detto, anche nell'assunzione da parte di un personaggio femminile di atteggiamenti parabatici, cioè il fatto che un personaggio che peraltro porta nel nome, come abbiamo detto, la capacità del parlare, la parola, l'arte verbale, lo fa, pur essendo donna, lo fa parlando in qualche modo a nome di Aristofane o di nuovo dovremmo forse dire di una sua proiezione, dal momento che il concetto di autore è sempre spinoso, è sempre un pochino problematico. Adesso su questi versi ci torniamo dopo, ma preferisco prima, e vediamo se abbiamo tempo, magari anzi li leggiamo rapidamente e vi dico due o tre cose che non mi convincono della mia stessa traduzione. Ma vale forse la pena a questo punto di fare un passo in avanti, perché tutto quello che abbiamo detto, diciamo così, fornisce il destro per cercare di valutare questo personaggio e cercare di vedere quali sono le implicazioni per la lettura che possiamo fare della commedia. Ora, Vetta e tanti altri lettori delle Ecclesia Zusai sottolineano molto il fatto che l'eroina scompare, come abbiamo ricordato prima, intorno al verso 724, se non ricordo male. Questo viene preso come un segno di debolezza, perché di fatto lo sparire del garante della rivoluzione, diciamo così, è interpretato come un segno che qualcosa non sta funzionando. E le scene che seguono questo momento vengono generalmente interpretate come una conferma di ciò. Cosa sono le scene che vengono dopo? Generalmente quando si instaura un nuovo regime in una commedia, ci sono dei tentativi da parte del vecchio di ritornare protagonista, di rientrare dalla finestra, possiamo dire così. Sono quelle che vengono spesso chiamate le scene giambiche, nel senso che normalmente l'eroe comico si incarica di sconfessare, attaccare, a volte anche picchiare fisicamente gli oppositori della nuova idea comica, del nuovo regime. Qui questo sembra non accadere perché l'eroina non è più in scena e perché poi succedono delle cose apparentemente poco piacevoli. Succede anzitutto che c'è un dialogo con un cittadino onesto che vuole consegnare i propri beni al nuovo regime comunista e un altro che invece vuole approfittare del comunismo stesso, ma guardandosi bene nel consegnare le cose sue, quindi vuole sostanzialmente
In questo caso l'immagine è adatta alla commedia, avere la moglie piena e la botte ubriaca, effettivamente, no, scusate, la botte piena e la moglie ubriaca, si adatta abbastanza al clima della commedia, tutto sommato, anche se è un'espressione politicamente scorretta che oggi tendiamo a evitare, giustamente, insomma, no? E questo sembrerebbe aprire una prima crepa nel funzionamento del nuovo regime. E poi c'è la famosa scena che abbiamo già ricordato, normalmente interpretata come l'agonia di un povero giovane innamorato che vorrebbe vedere la sua ragazza e che purtroppo è costretto alle nuove leggi che impongono di soddisfare prima le vecchie o i vecchi, poi dice carità, non è che vale solo da una parte, e viene quindi distolto dal suo grande amore, è costretto invece a soddisfare queste vecchie termini. E questa sarebbe la prova definitiva che appunto non durerà, non funziona, questo regime non funziona, fondamentalmente c'è qualcosa che non quadra, che non va. Sono scene molto strane perché sostanzialmente quello che accade è che se noi ci basiamo sul nudo testo che riceviamo dai manoscritti, non sappiamo che siano queste figure, sono tutte figure anonime. Non si dà mai il caso di avere questa così larga presenza di figure non nominate, che non hanno un'identità e che spariscono così come sono venute. E quindi si dice, ecco, questo è un segno che non sta funzionando e oltretutto questa cosa si traduce anche in un'accusa nei confronti di questa commedia di essere troppo slegata, di non avere saldezza di plot, di trama. Adesso, al di là del fatto che una simile accusa ci viene da canoni interpretativi che forse non sono quelli giusti per Aristofane, lo sono già per Aristotele, per esempio, il quale infatti non ha molta simpatia apparentemente per Aristofane. Però diciamo sono già dei canoni un pochino dubbi. In realtà poi a ben guardare quello che accade in queste scene è qualcosa di assai diverso, cioè lì arriva qui il ruolo veramente importante per me del teatro nel leggere questa commedia. Mi sono accorto che la regista Serena Sinigaglia, come vi dicevo prima, di fatto non faceva sparire Prassagora. Prassagora continuava in qualche modo a esserci come ombra. Stavo dicendo che in realtà c'è un modo per dare senso a questa sequenza di scene apparentemente anonime con questi personaggi che non si sa bene che cosa stiano facendo e che sembrano approfittare della situazione. In realtà, vi dicevo, la scelta registica della Sinigaglia era di far vedere il volto di Protagora, il personaggio, anche in queste scene, in qualche modo rendendo un doppio delle figure che dentro queste scene difendono il regime. E queste figure sono la banditrice che appare nella scena che oppone il cittadino onesto a quello disonesto e che in realtà ci dice che il regime sta funzionando, e invece nella scena delle tre vecchie, al punto che in effetti vengono anche prodotti decreti a un certo punto della nuova legge. Allora, questa cosa mi ha fatto un po' vedere la luce, perché mi ha fatto pensare, stai a vedere che in realtà questi non sono personaggi anonimi, ma, cioè sì, sono anonimi nel senso che non hanno un nome, ma non sono personaggi che appaiono e scompaiono una volta sola. Un grande studioso, Douglas Olson, aveva già suggerito l'idea che in realtà il cittadino onesto fosse lo stesso personaggio che nella scena precedente dichiara di voler consegnare i beni. E quindi questo crea una continuità fra la prima e la seconda parte della commedia. Il cittadino disonesto non sparisce a sua volta definitivamente, ma è lo stesso che poi, dopo aver goduto del banchetto comune, viene costretto ad amoreggiare con le vecchie. Se le cose stanno così, e mi sembra molto probabile, ci sono molti indizi nel testo che stiano così, ma a me l'idea è venuta vedendo l'esecuzione teatrale, se le cose stanno così, non c'è nulla di strano dal punto di vista ideologico in questa commedia. Il nemico del regime, il nemico dell'idea comica, viene punito. E cosa c'è di più bello che vederlo punito, costringendolo a diventare da approfittatore ad oggetto, a uomo oggetto, nelle mani di queste tre vecchie, insomma, no? Quindi il punto sta, secondo me, esattamente in questo. È un'idea che mi è venuta veramente in parte attraverso il primo suggerimento di Douglas Olson, in parte attraverso il teatro. Quando siamo andati a fare lo spettacolo a Siracusa, l'abbiamo messo in scena, adesso è sgradevole perché il personaggio non è più fra noi, però il personaggio in questo caso dell'evasore, quello che non vuole dare i suoi beni, aveva le sembianze abbastanza ben riconoscibili di Berlusconi, insomma, ed era munito anche di un grosso fallo, come gli attori comici erano, e questo era il personaggio, sostanzialmente, prima dice io non consegno lo Stato, io le tasse le vado, figurati io, adesso io approfitto di quello che si può approfittare per le cose che mi mette
E quello stesso lì poi riappare nella scena dopo e viene costretto sostanzialmente invece a liberatoriamente a pagare il fio di quello che sta facendo. Ci sono moltissimi argomenti che si potrebbero portare. Va detto che lo scenario alternativo, quello di un giovane che vuole incontrare la sua fidanzata, mi viene a dire: ma in che film l'avete visto nella scena classica? Uno che esce per incontrare la sua fidanzata. Ma esiste una cosa del genere? È una cosa che non sta in cielo né in terra se ci pensiamo. Una cosa assolutamente inimmaginabile. In realtà quella scena lì ha delle forti coloriture da bordello, non. Questa interpretazione romantica, perché poi ci sono questi canti lirici molto spinti, che si fanno ridere, sono anche eccitanti da un certo punto di vista, però non siamo di fronte a Romeo e Giulietta, questo è evidente che non siamo di fronte a Romeo e Giulietta. Vi dicevo che poi, appunto, una volta portata in teatro, questa cosa ha funzionato perfettamente. Naturalmente non possiamo dire che questa è una prova, che Aristotele l'aveva concepita così. Però, come applicazione di quello che si chiama, quando facciamo interpretazione di testi, il principio di carità, cioè migliore quell'interpretazione che dà il maggior credito possibile in termini di efficacia all'autore, è una buona applicazione del principio di carità. Se c'è un modo di spiegare queste che altrimenti sarebbero delle grandi anomalie, allora è meglio. Naturalmente è un processo cumulativo. Tu devi A, dire che appunto Romeo e Giulietta che fanno i fidanzati si incontrano per strada, non è una roba da Atene classica. B, notare che ammettere l'interpretazione tradizionale ci costringerebbe a confrontarci con una serie di apax, di cose che non appaiono da nessun'altra parte in Aristofane, cioè queste scene evanescenti che appaiono e scompaiono e nulla si sa più di loro. E C, effettivamente, il fatto che vari indizi fanno invece credere che il regime, nonostante gli oppositori, stia tutto sommato funzionando. Allora, qui per fare un po' di moralismo, se volete, a buon mercato, antimaschilista, secondo me si può dire che molti studiosi maschi si identificano senza problemi nell'egoismo di Diceopoli o di Pisetero negli uccelli. Che diventa il re dell'universo, si sposa, insomma, fa tutto quello che vuole. Mentre invece quando la situazione si rovescia, dal punto di vista del genere sessuale, tutti ha orrore. Chiaro che non funziona, è una cosa orribile pensare di andare a letto con una vecchia. Ma sono vecchi pure quegli altri, poi hanno tutte le soddisfazioni sessuali che vogliono, insomma, no? Quindi, adesso, cum grano salis, però dato che il nostro interpretare i testi è anche un usarli, come minimo si può dire che si può usare questa commedia in una direzione di questo genere. È un atto di ricezione in parte arbitraria e bisogna esserne consapevoli, però effettivamente qualcosa c'è, ci sono dei punti d'appoggio nel testo per dire una cosa di questo tipo. Mi avvio adesso un po' verso la conclusione, vi leggo rapidamente in italiano i passi che abbiamo qui con occasionali riferimenti al greco e poi diamo un'ultima occhiata alle somiglianze con la Repubblica di Platone. Perché qui viene presentato questa parte dell'Agone, ci presenta il programma di Prassavora. Attenzione, è un programma che è presentato esplicitamente in modo metateatrale come un piano da teatro, evidentemente, no? Gli spettatori sono stati menzionati, si è detto che appunto a loro piace che le cose siano veloci. Sentiamo che cosa c'è. Quindi è un programma politico, ma che naturalmente è anche un programma teatrale, da un certo punto di vista. Di vista. I filoni nuovi, naturalmente, risponde il capocoro: non devi temere, fai pur conto su di noi, il nostro forte viene prima di tutto. E poi la protagonista comincia a dire con toni oratori che nessuno deve interromperla, devono ascoltare le sue ragioni, non deve essere possibile che uno sia povero e un altro sia ricco. Il programma è questo: non è giusto che qualcuno abbia molti schiavi e qualcun altro abbia solo una colophos, dice il greco. Io qui ho fatto una cosa che non condivido più. Perché ho scritto chi ha molti schiavi e chi manca di tutto. Invece il greco dice chi ha molti schiavi, douloi, e chi invece ha soltanto una colophos, cioè uno che lo segue, un servente, diciamo. Credo che qui la mia mentalità, evidentemente novecentesca o ventunesimo secolesca, mi abbia impedito, per simpatia rispetto al progetto di Prassavora, di riconoscere nella traduzione che lo schiavismo rimaneva presente qua dentro, come ovvio, insomma, no? In una società come questa. E poi gli altri attori, che possono essere
sicuramente c'è presente il marito, Blefiro, nonché l'altro uomo, il vicino, che fa di interlocutore, ed è molto difficile attribuire le battute, non si sa neanche fino a che punto abbia senso farsi questa domanda, chi dice che cosa. Sono scandalizzati, rispondono come può essere tutto in comune, tu mi stai già interrompendo. Scatologia a go-go, anche la merda sarà in comune, beh, se ti devi mangiare la mia per prima, fallo pure. E poi ecco che appunto si dice che sostanzialmente tutto verrà messo in comune, ma una differenza di genere rimarrà perché di fatto sostanzialmente le donne si preoccuperanno di far mangiare tutti quanti e avranno questa sorta di ruolo materno da balia, insomma, da un certo punto di vista. Questo è un punto di differenza importante con il comunismo della Repubblica di Platone. E poi si va avanti con obiezioni, e se uno da terra non ce l'ha, si parla di denaro liquido, andranno consegnate naturalmente, se non lo farà, farà spergiuro, si dice che lo spergiuro è proprio il modo in cui le persone si arricchiscono, e poi verrà abolita la povertà. Invece forse non siete così giovani da non ricordarvi, per dire che il teatro diventa politica e viceversa. Lo ricordate il giorno in cui fu abolita la libertà? Lo sapete che la povertà non esiste più. Nel Movimento 5 Stelle, un giorno si affacciò dal balcone a Roma, annunciando all'Italia che la libertà era stata abolita. Dice, sono utopie incredibili, però sono incredibili nella realtà, ma queste cose le abbiamo sentite anche, diciamo così, con le nostre orecchie da personaggi che non erano dentro un teatro, vestiti con lunghi falli e in una situazione palesemente grottesca, no? Diciamo. Nessuno partirà più la sera povertà, perché tutti verranno tutto, senti qua, pane, pesci, focaccia, mantelli, vino, corone, la fava, la focaccia, ovvio. Beh, la fava è chiaro per i toscani, a Bologna non si direbbe così, nessuno è chiaro di cosa stiamo parlando. Cosa ci guadagnano a non consegnare? Risponde se sei capace, e poi l'attore, diciamo, Blefiro probabilmente dice, ma al giorno d'oggi i peggiori ladri non sono proprio i possidenti. Una volta, caro mio, quando vigevano le leggi di una volta, ma ora con la vita in comune, che vantaggio ci saranno a consegnare? Se non pochi ragionamenti che ci siamo sentiti fare, beh, è facilissimo, no? Viviamo in un'epoca in cui ci beviamo, le soluzioni più facili sono quelle che fanno più facilmente presa e sembra che semplificare tutto sia la cosa più ovvia. Ma se uno ha una ragazza, una simpatia e vuole approfondire, qui c'è un buffo verbo in greco che in effetti è un eufemismo infantile per dire quella cosa lì. Per cui è interessante dal punto di vista della caratterizzazione linguistica, si può certamente fare meglio di quello che ho fatto io. Sfruttare qualcosa che è abbastanza inedito, cioè un personaggio che parla in maniera un po', diciamo, che fa ridere involontariamente, è impacciato nel parlare di cose sessuali, lo fa con dei termini che sono un po' ridicoli, come appunto ai miei tempi era già vecchio dire, ecco, lui c'ha una simpatia, insomma, no? Vuol dire qualcos'altro. Ovviamente sono tutte espressioni che vanno riviste perché l'uso linguistico cambia, però è interessante vedere questo fenomeno di caratterizzazione linguistica operato in questo modo. Va alla cassa comune, facilissimo, lei le dà dei soldi ed ecco il suo comunismo, un letto a due piazze. Ma in realtà non ce n'è bisogno. Guarda che potrà dormirci anche gratis, è per quello, dice la protagonista Brassagora. Metterò anche loro, e c'è il deittico così frequente nelle commedie, cioè il cor, cioè metterò anche loro in comune per gli uomini ad andarci a letto e chiunque potrà farci dei figli. Facile lei, sai cosa faranno tutti quanti? Andranno dalla più bella e cercheranno di farle la festa, anche qui lui si esprime in una maniera ridicola, non divertente, ridicola, cioè goffa, impacciata, cerca di dire delle cose, ma non le sa dire con le parole giuste. Vi risparmio il resto, ma la sostanza è che in realtà effettivamente i vecchi avranno la precedenza e questo sarà poi l'anticamera della scena che abbiamo visto dopo. Ora, per rendersi conto della portata della cosa, qui ti chiedo di andare allo specchietto dove si vedono analogie con questo esattamente. Questo programma che poi prosegue piuttosto lungamente, non trovo opposizione. Vi dicevo che questo è un agone mancato, perché di fatto noi ci aspettiamo che ci sia una risposta alla parte che simmetricamente viene rispecchiata in quello che il secondo opponente dirà, ma questo secondo opponente non arriva mai. Ci sono solo queste interlocuzioni di Blefiro e del vicino, due personaggi inetti che abbiamo già visto nel secondo prologo, non sono capaci neanche di andare in assemblea perché non trovano i vestiti, devono fare la cacca, tantomeno sono capaci di opporsi qui a Brassago. Attenzione perché negli agoni comici il primo personaggio che parla perde, questa è una regola non scritta che funziona,
Per cui in realtà l'aspettativa del pubblico, quando Prassavara comincia a dire queste cose incredibili, ah, la povertà non c'è più, bellissimo, tutti quanti avranno quello che vogliono, eccetera, 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 ci sarà un banchetto comune fenomenale con le macchine, le meravigliose macchine della democrazia ateniese, così ben in vista nel Museo dell'Agorà ad Atene, per i sorteggi, le cariche sorteggiate. Lì hanno scavato gli americani e cercano la democrazia, infatti queste macchine per il sorteggio nel Museo dell'Agorà sono mostrate con tutta l'enfasi possibile, che sono the embodiment of democracy. Quello è proprio la cosa che interessava alla scuola americana di Chicago, evidentemente. Quelle macchine lì verranno utilizzate per decidere dove uno si siede a tavola, nella nuova società di Prassavora, no? È bello avere il referente reale di queste macchine, poterle vedere al Museo dell'Agorà di Atene. Dicevo, tutte queste cose che evidentemente sono improbabile e valgono quel che valgono nello scherzo della commedia, dovrebbero trovare una risposta vincente perché il secondo opponente vince, ma in questo caso il secondo opponente non vince, quindi Prassavara vince, come si dice, per ritiro dell'avversario, per forfè. L'avversario non si presenta e quindi hai vinto tu, no? Sostanzialmente finisce in questa maniera e questa è un'altra grande sorpresa, è un altro grande atto di sperimentalismo. Detto questo, siamo poi di fronte al fatto che questo programma è in almeno 13 punti sostanzialmente identico a quello che proviamo nella Repubblica di Platone. Possiamo leggere le varie rubriche: potenzialità intellettuali delle donne, eliminazione dell'ingiustizia sociale, rinuncia alla proprietà privata, inutilità della precedente legislazione, amore libero e comunismo sessuale, svalutazione della bellezza esteriore, l'impossibilità da parte dei padri di riconoscere i figli, i giovani quindi difendono verranno i vecchi minacciati, perché ognuno potrebbe essere tuo padre, quindi nel dubbio meglio quello di fede. Gli schiavi e i sudditi che lavoreranno la terra, non ci sarà più attività giudiziaria, questa è una cosa che fa molto dispiacere ai Don Maschietti, che come il figlio Clione delle Vespe sono abituati a fare i giudici popolari, gli piace perché guadagnano dei soldi, e poi perché ovviamente c'è una forma di narcisismo sadico nel giudicare gli altri, che le Vespe esplorano molto, molto bene. Pasti comuni e fine della casa privata, recite epiche e promozione del coraggio, questo è anche un dettaglio abbastanza specifico, si ritrova sia nella Repubblica sia in Platone, e poi questi sorteggi pubblici che ci sono anche nella Repubblica di Platone. È troppa roba per essere casuale tutto questo, è troppa roba per essere casuale. Ora, chiudo politicamente su questo dubbio. Vi dico però una ragione che secondo me è molto importante nell'orientare la nostra prospettiva nella direzione di pensare che sia Platone che ha usato Aristofane e non viceversa. Esistono naturalmente anche altre ipotesi. Chi fa filologia sa che si parla sempre di una possibile fonte comune che spiegherebbe tutto, no? Adesso, però in questo caso non si sa cosa potrebbe essere questa fonte comune che spiegherebbe tutto e da cui dipenderebbero sia le donne al Parlamento che la Repubblica. In realtà la cosa che davvero mi ha convinto che la direzione è quella, oltre al ragionamento più generale che Aristofane lo vedevano tutti e quindi ovviamente Platone non poteva non tenerne conto nel momento in cui trattava l'argomento del comunismo, ma viceversa non vale, quanti erano quelli che leggevano i dialoghi di Platone? Che senso avrebbe avuto fondamentalmente fare la parodia della Repubblica? Al di là del fatto che i dati cronologici dicono abbastanza inequivocabilmente che la Repubblica è stata scritta dopo la posizione delle donne al Parlamento, per invertire il rapporto cronologico bisogna fare delle ipotesi molto complesse. Canfora ha provato a farle, Canfora è un genio, in questo caso secondo me ha peccato di ingegnosità e ci sono troppe ipotesi ad hoc che devi mettere in fila per ottenere questo risultato perché la cosa alla fine sia plausibile, cioè viola un principio di economia interpretativa. Crearti una serie di situazioni specifiche per spiegare come mai le cose si vedono diversamente, l'ipotesi non è economica. Ma per me l'argomento decisivo è il ruolo del riso nella Repubblica. Cioè, continuamente Socrate evoca l'idea che questa loro società comunistica, in cui le donne avranno la parità con gli uomini e così via, è esposta al pericolo di risate terribili che ci sommergeranno. Saremo sepolti da una risata terribile. Allora, siccome la data drammatica da distinguere dalla data di composizione della Repubblica è indubbiamente precedente al momento in cui le donne al Parlamento andarono in scena, perché i dialoghi di Platone si svolgono sostanzialmente nel V secolo, prima della fine della guerra del Peloponneso, in generale,
È naturale che questi personaggi parlino al futuro di una cosa che in realtà, dal punto di vista dell'autore che ha composto, invece è al passato. Questo gioco dei tempi rende chiaramente, dal punto di vista della data drammatica, è chiaro che la risata verrà dopo, ma dal punto di vista dell'autore, invece, è altrettanto chiaro che questa società comunista, che non si può ignorare perché, come Socrate dice nell'Apologia, queste immagini rimangono negli occhi di tutti, è una cosa di cui si deve tenere conto. E in effetti questo, tutto sommato, trova riscontro nei modi molto ampi, articolati, frequenti, ricchi, raffinati, con cui Platone attraversa i generi drammatici, per cui per molti versi noi Platone lo capiamo molto meno bene se non ci rendiamo conto che queste opere sono state scritte da qualcuno che a teatro ci andava e che scriveva per persone che a teatro ci andavano in massa e quindi attingendo a un'enorme risorsa comune che era il linguaggio con cui le persone si parlavano. Chiudo con una nota malinconica, non ho parlato molto di traduzione, ma questo secondo me è proprio quello che rende molto difficile il lavoro del traduttore del teatro classico greco, cioè l'assenza di un retroterra comune condiviso. Perché qui non stiamo parlando di, come dire, allusioni fradotti, ah, come sono intelligente io, che faccio una criptocitazione di un autore che solo alcuni pochi sgamati capiranno, magari ci vorrà un professore di lettere per capirlo. No, stiamo parlando di una società che andava massicciamente a vedere queste cose, che rimanevano nel sangue, rimanevano nelle orecchie, rimanevano negli occhi, come Socrate dice nella Repubblica. Queste cose oggi si dice a volte, no, che certe canzoni sono la colonna sonora della nostra vita. E tutti se la ricordano, non perché studiano, perché siano particolarmente dotti o propensi ad intertestualità, ma perché fanno parte della nostra esperienza quotidiana e ci rimangono attaccati. Ecco, nel momento in cui noi traduciamo per una società che invece è molto disgregata, dove ognuno segue dei percorsi suoi, dove le cose che condividiamo tutti sono sempre di meno, questa ricchezza di riferimenti è molto molto difficile, anzi, temo impossibile, da riprodurre, cioè quell'effetto di popolo che il teatro aveva, sostanzialmente in una traduzione è difficilissimo, difficilissimo convogliarlo, perché siamo tutti troppo. Non voglio dire che era meglio così, eh. Io ho un padre che viene da una famiglia molto tradizionale, ogni tanto in effetti ho qualche traccheggiamento per la società tradizionale, che ha conosciuto lui e dice: sì, tu dici così perché non hai visto che roba era, insomma. Chiaramente, insomma, non voglio sminuire i vantaggi liberali della società in cui viviamo oggi, individualistici, ma indubbiamente una differenza enorme, e la traduzione quindi da un testo teatrale che era sostanzialmente pensato per la collettività, nozionalmente, scusate questo brutto anglicismo, nozionalmente per tutta la città, invece in un contesto in cui manca questo retroterra comune, sostanzialmente è una cosa che mette un pochino in malinconia, è molto difficile. Ci sarebbero tante altre cose da dire, mi fermo qua perché non voglio davvero abusare, ho parlato già molto, insomma, quindi mi arresto qui e se ci sono delle cose di cui qualcuno voglia di parlare, da discutere, ben volentieri. Grazie ancora tantissimo. Grazie, mi sento davvero di dare voce alla riconoscenza di tutti per questa splendida lezione che ci ha appunto così accompagnato attraverso i vari momenti di questa commedia, ci ha aiutato molto anche a visualizzare tanto appunto del teatro di Aristofane, e le sollecitazioni sono moltissime, quindi si tratta semplicemente di scegliere, credo. A partire, io approfitto del fatto che ho la parola e ho il microfono, e poi naturalmente do la parola a tutti. Approfitto dell'occasione per chiederti magari una qualche nota di traduttore a proposito dei nomi. Tu stesso Sì. è uno dei primi elementi di riflessione che ci hai proposto a proposito di Passagora e non solo. Ecco, da traduttore, per quanto riguarda i nomi parlanti, quali soluzioni pensi che oggi si possano adottare, alla luce delle riflessioni sulla tua traduzione, il costo della tua traduzione, eccetera? Sì, in realtà appunto sia nell'esperienza di traduttore per la carta, sia in quella di traduttore poi per il teatro, quando
collaborato a Siracusa, sono un po' arrivato a una conclusione, se volete, che rappresenta il grado zero della teoria, e cioè che non si può generalizzare. In alcuni casi ti viene bene di produrre il nome. So, c'è il personaggio che si chiama Geussistrate, che può anche forse evocare retroscena poco edificante, insomma, di questa che si gusta l'esercito, qualunque cosa ci voglia dire. Però lì, per esempio, un golosistrata diventa carino, no? Perché il nome suona bene, ho visto al Sì. teatro, però si capisce, fa sorridere, come fa sorridere anche Golosistrate. Questo nome qui era piaciuto anche in teatro, però quando è venuto fuori Golosistrata, tutti non solo hanno capito, ma hanno trovato anche divertente, insomma, fondamentalmente. Quindi questo era un caso in cui funzionava. In molti altri casi non ci riesci tanto. A partire da Press Agora, io ci avevo provato, pensato a immaginare una produzione che potesse rendere l'idea, ma devo dichiarare il mio fallimento, insomma. Poi non è detto che quando tu non ci riesci una volta, tu non ci riesca neanche dopo. E faccio un esempio carino di una situazione in cui mi l'ho trovato proprio a gettare la spugna. Vabbè, non ce la faccio, non riesco. Mentre vi parlo, cerco anche sul computer di trovare la cosa che mi interessa condividere con voi qui. Sapete che le Ecclesie Zuse hanno la parola più lunga di tutta la letteratura greca, quella parola monstro alla fine, che rappresenta il menù. Allora, lì come la traduci? Accidenti, difficilissimo. Cioè, vabbè, tu puoi fare una lista di pietanze, a parte che molte delle pietanze menzionate lì oggi non ci dicono più molto, quindi c'è anche un problema culturale di questo genere. Però proprio, fare una parola sola non funziona, no? Io sappia. Nessuno è riuscito a fare una cosa davvero paragonabile a questa incredibile, incredibile creazione. Ci dobbiamo immaginare anche la meta per suggerirla, una recitazione super veloce di questa cosa che deve togliere il fiato. Già di per sé, anche in prosa, per pronunciare una singola parola lunghissima, senza mai interrompersi, può toglierti il fiato. Però, detto questo, a un certo punto, vabbè, basta, niente, non sono capace, metto l'elenco delle pietanze, una attaccata all'altra, giusto apposta, in asindeto, non mi ricordo, oppure con dei trattini, insomma, giusto apposta, in sostanza. Non riesce fondamentalmente in nessuna maniera a farlo. E invece poi ho scoperto che qualcuno ci è riuscito a trovare una cosa che funziona in italiano. E questo qualcuno è Umberto Alvini, il quale sostanzialmente, per dare l'idea di una recitazione veloce, serrata, e anche, diciamo così, che si mangia le parole e che ti toglie il fiato, si è inventato questa cosa che adesso vi dico. Scusate che la sto cercando. Allora, ecco qui. Cioè, insomma, adesso questa cosa magari funzionava meglio nei suoi tempi che adesso, quando eravamo più abituati a certe radiocronache sportive super serrate dal punto di vista della recitazione. Ma lui, immaginando evidentemente il tono di uno di questi commentatori che parlavano molto più velocemente, al 24esimo si avanza la palla al piede del giocatore, bla bla bla, bla, un simbolo sulla sinistra è crossa, le formazioni sono queste, e anche queste che non hanno ancora cenato seguono il ritmo con le loro esili gambe. Scende in campo la formazione tipo: vongole, botarga, crapione, lasagna, tortello, formaggio, pollo, coniglio, arrosto, brasato, fritturista, bla bla bla, così, in questa maniera qua, simulando la recitazione di un telecronista sportivo, è riuscito a rendere un po' una cosa che non è la stessa cosa, evidentemente, ma perlomeno rappresenta una cosa spendibile a teatro che Certo. può creare un effetto di questo genere, insomma. Perciò, ecco, sì, è una lotta corpo a corpo sempre, che si risolve, spesso non si risolve, caso per caso sostanzialmente. Con Press Agora, boh, ecco, sì, non lo so, sarebbe bello avere una parola che desse l'idea, ma è anche difficile, anche per quella cosa generale che ho detto prima, cioè che l'italiano come lingua in generale ha poca Non si distinguettezza presta. con i nomi parlanti, per noi Sì. sono più strani. E perciò da questo punto di vista, tant'è vero che in quel caso fortunato di Golosistrata uno ha dovuto ricorrere a una cosa che in realtà è già un È un grecismo, misto, sì. è un misto, non è una cosa basata soltanto sulla nostra lingua. Grazie. Do subito la parola al pubblico, sia in sala che in remoto, se ci sono domande o richieste, appunto, di ulteriori riflessioni sui tanti elementi che sono stati portati sul tavolo. Elena.
e dovrebbe, secondo me, avvicinarsi per fare sentire da casa la domanda. Intanto grazie mille per la lezione, è stata sicuramente molto molto utile. E, in realtà noi durante il laboratorio avevamo confrontato alcune traduzioni, tra cui appunto anche la sua, e volevamo chiederle riguardo alla sua scelta di tradurre appunto alcuni nomi, non dei personaggi, ma proprio nomi citati che dovrebbero appunto rimandare a personaggi conosciuti in Atene Sì. classica, ma che ormai purtroppo non, ma Sì. alcuni sono anche sconosciuti. E, come lei ha utilizzato appunto dei nomi parlanti, se per caso ci fosse qualche altra alternativa, altra possibilità, o Sì, comunque sì, sì. perché No, questa no, certo, scelta? questo è un tema assolutamente importante. Allora, è una cosa che credo dico da qualche parte nell'introduzione è che in effetti c'è una sorta di fluidità perché l'onomastico modale, quando viene ripetuto nel tempo, di fatto finisce per investire il nome del personaggio ripetutamente attaccato di una funzione antonomastica, cioè funziona come un pronome. Per cui se io dico Cleonimo è quello che ha buttato via lo scudo, quindi diventa sinonimo di vigliacco, così come noi, pochi di noi ormai si ricordano che Paparazzo era il cognome in un film di Fellini, ma per noi oggi Paparazzo è diventato un nome comune. Quindi in realtà la distinzione fra nomi propri e nomi comuni non è una distinzione tra bianco e nero, c'è cioè una possibile, diciamo così, sfumatura, un grigio che può andare dall'uno all'altro. Basandosi su questo, diciamo, si può lavorarci su questa cosa qua, nel senso che tu puoi provare effettivamente a inserire dei nomi propri contemporanei che siano caratteristici di una certa qualità che viene tipicamente associata a loro, e questo l'abbiamo fatto molto di più per il teatro di Siracusa. Lì, in quel caso lì, avevamo nominato una serie di personaggi, alcuni dei quali adesso sono già dimenticati, quindi non avrebbero più tanto senso. Ma per esempio c'era un candidato che aveva dato grandissimo spettacolo di se stesso per il suo modo sgargiante di vestirsi, che si chiamava Oscar Giannino, fu candidato alle elezioni politiche, che ebbe una breve ma intensissima celebrità proprio nel momento in cui noi avevamo fatto questa traduzione. Quindi lui lì c'era fondamentalmente proprio per rappresentare come equivalente di questo modo di. Poi c'era un, mi ricordo, avevamo giocato su Oscar Gargiante, su un modo di anche di lavorare sul significante da questo punto di vista. E poi sì, appunto, al di là di questo, lì mi ricordo che avevamo deciso di fare un po' di onomastico modale. Avevamo dovuto anche chiedere il permesso a un certo punto, quando avevamo nominato l'allora ministro Stefania Prestigiacomo, siciliana, quindi presente anche in Sicilia, quindi avevamo dovuto chiedere il permesso se era possibile prenderla in giro pubblicamente oppure no. E lei, siccome era, ve lo ricordate, tutta pallidina, si prestava bene a un certo punto a rappresentare nel racconto dell'assemblea questo politico strano, tutto bianco, che in realtà è una donna, è bianco per quello, perché per i greci appunto ragioni anche legate alla realtà, gli uomini passavano più tempo fuori casa e quindi avevano tendenza a carnagione più scura, ma poi diventa un tratto distintivo positivo culturale sui vasi, molto spesso il modo di rappresentare gli uomini e le donne, di fare bianchi gli uni e neri gli altri, portando all'estremo questa differenza tendenziale, evidentemente. Per cui sì, avevamo introdotto nomi anche facendoli spesso interagire con il significato stesso dei nomi, usando il significato, cioè cercando appunto un po' di ricreare questa fluidità fra nome proprio e nome comune, e cercando di attivare anche possibili assonanze e di giocare su questo. Naturalmente, come tutte le altre cose che fanno riferimento alla qualità, sono caduche, evidentemente. Appunto, ripeto, oggi, se riguardo questa traduzione del 2013 per il Teatro di Siracusa, non molte delle cose che sono lì sono ugualmente comprensibili a come le erano allora. È anche educativo in un certo senso, perché tu lo vedi, insomma, no? La cosa che si dice, ma chi sono questi qua di Atene? Bastano pochi anni e arrivi quasi lì, insomma. Poi ovvio abbiamo tutti i modi di ricostruire chi sono, mentre invece nel caso di Aristofane, se abbiamo qualche scoglio, qualche informazione, siamo fortunati, scoglio che magari inventa, perché non lo sapevano già più, insomma, no? Però è così.
Forse il dispiacere è un pochino ridotto dal fatto che una volta che hai capito quali sono le regole del gioco, se anche non sai chi era quel personaggio lì, alla fin fine non è così grave in un certo senso. Specialmente per le commedie come l'Ecclesia Zuse, e soprattutto le commedie della seconda fase della produzione di Aristofane, in cui l'aspetto politico non è più, diciamo così, parte integrante, l'aspetto politico di attacco personale, mi spiego meglio. Non è più parte integrante, insostituibile della trama, non è i Cavalieri dove si parla di quello e una volta che non ti interessa più di Cleone è molto difficile ridare significato a quella commedia lì. Sono occasionali, quindi sono anche sostituibili. È anche possibile, io non mi stupirei se si trovasse prima o poi la prova del fatto che queste battute singole che venivano fatte contro questo o quel cittadino, in realtà quando poi queste commedie venivano portate in Magna Grecia, in Sicilia, sti versi li potevano sostituire, ma Infatti. perché no? Cosa ci voleva? Non ci vuole nulla, insomma, no? Quindi forse questa cosa qui è cominciata a succedere presto, non è per niente, non sarebbe per niente sorpresa. È prima facie veramente verosimile che fosse così. Poi trovare la prova, the smoking gun, è molto difficile, ma insomma sembra una cosa probabile, così a occhio, diciamo. Quindi ecco sì, questo almeno riduce un po'. Prima ho detto una cosa malinconica, che non riusciamo a fare questo, il fatto di non sapere chi è Pinco Pallo, alla fine, vabbè, Insomma, pazienza. ciò succedeva Sì, è già successo molto presto, già, presto. ma appunto, no, vabbè, non è lì, punto, forse. Su questo poi va. Insomma, nei primi versi che avevano canalizzato, Sì. verso dal 21 al 23-24, c'è appunto un riferimento a A questo Firomacos, Teomaco. Esatto. sì. Volevo chiedere, visto che in questo caso la battuta è veramente difficile da recuperare, anche perché sarebbe una sorta di, appunto, forse un momento in cui questo personaggio probabilmente aveva pronunciato male una parola. Infatti, sì, E infatti, infatti. in casi come questi, volevo chiedere, lei consiglia di tradurre, diciamo, in modo più fedele il testo oppure cercare perché lei ha fatto una traduzione molto differente? Ma secondo me dipende molto dall'obiettivo che ti propongo, cioè un dogma che avevamo stabilito con l'editore Carocco, l'editore è un'entità astratta, che poi avevo dei referenti reali, delle persone che avevano una loro idea di come dovessimo impostare la cosa, è stato bello discuterne. Ecco, tra parentesi, fare il traduttore è per certi versi un lavoro ossessivo e solitario. Fastidioso per il prossimo perché chi ti sta vicino viene generalmente bombardato di domande, ti suona meglio questo, ti suona meglio quell'altro. Però in realtà ci sono anche dei momenti collaborativi ed è bello questo, insomma, magari non tutti sono ugualmente contenti di vedersi condivisi i tuoi dubbi traduttivi, però insomma può essere anche interessante. Però insomma, diciamo, la cosa che ci eravamo detti è che dovevamo il più possibile evitare che uno per capire il testo, cioè, o meglio, per capire il testo ovviamente puoi fare tantissime cose e consultare quello che puoi consultare è sempre meglio. Però l'idea era che uno non dovesse sentirsi che doveva fermare la lettura perché non capiva una cosa, doveva per forza andare a vedere una nota. Quindi il patto, diciamo così, non educativo come si fa a scuola, ma traduttivo tra me e Caro, c'era stato che loro volevano una traduzione che stesse in piedi da sola, cioè che il lettore non fosse costretto a interrompersi per andare a vedere chi era questo o quell'altro, perché non capiva, se no non si sentiva di andare avanti. Ora, non è detto che ci siamo sempre riusciti, che ci sono sempre riuscito, però per dire che in questo caso l'agenda era questa. Ovviamente uno può fare delle scelte completamente diverse, insomma, come al solito poi dovrebbe essere la coerenza, la coerenza da un lato e dall'altro la resa dei dettagli, quella che conta. E che è sempre migliorabile, tutti sono sempre migliorabili. Ecco, non so, appunto, rivedendo poi dopo, molte delle revisioni che ho fatto per il 2013 erano legate alla diversa modalità di fruizione, ma poi invece c'erano delle cose che avrei cambiato comunque, tutte le parti in versi le ho migliorate, ho fatto dei versi che erano più belli, secondo me funzionavano di più, uno poi va sempre un po' avanti. Io non so che traduzione ho usato qui a Siracusa, ma i versi che ho trattato prima, questa è la prima slide, mi pare, lei aveva invertito due Quale battute tra verso? Blefilo e dovrebbe essere 596 forse o 5. E
E mi ha invertito probabilmente per una migliore comprensione la battuta scatologica. Sì, perché quello è, appunto, questo è Esatto, esattamente perché legato infatti è al patto traduttivo con complicatissimo. l'editore, perché purtroppo lì abbiamo un problema che ci... Sì, quello è esattamente così. Tra l'altro con l'ipocrusis lì è interessante perché poco dopo riappare in senso osceno, quindi io mi chiedo se poi uno che lo sentiva in greco non fosse portato a creare una Sovrapporre o connessione, a comunque sovrapporre in qualche differenza. maniera. Esatto, sì. Certo. Quello certamente va perduto nella traduzione che ho fatto io. Però ecco, sì, un ulteriore difetto della traduzione, oltre al fatto che elude un reale problema che qualcuno scrisce quanto viene a capo, di questo me ne sono accorto dopo in realtà, non quando ho fatto la traduzione allora, e anche c'è questo potenziale richiamo a distanza tra l'uso dello stesso verso la seconda volta in un senso certamente osceno, e non vuol dire più interrompere, ma è qualcosa di molto più brutale. E allora sì, però in greco è la stessa parola, quindi C'era uno forse se ne accorgeva di questo, ecco. No, No. poi in realtà Elena c'era anche quel problema che era sorto a proposito, appunto prima dicevi Andrea di quella scalatura, no? Sì. Ecco, anche su questo si erano un po', i traduttori si erano interrogati su come renderlo, ovviamente. Ecco, magari ci puoi dire qualcosa di Sì, più sulla io, valenza di questo ma termine, no? Prima hai fatto appunto, accenno alle sue allora io lì, connotazioni. sì, quello che appunto ho cercato di fare, visto che c'è questa idea azzurro in greco per pensare un po' al giochino innocente, insomma, no? Per cui il contesto è osceno, però è una parola che per quello possiamo capire, perché Sì, ovviamente non la troviamo altrove, quindi sì. siamo molto limitati nella nostra possibilità di fare paragoni. Ma sembrerebbe essere, così, il modo in cui l'ho inteso io, è come se fosse un eufemismo imbarazzato, fondamentalmente, e più infantile che non Sì. volgare. Anche Vetta dice qualcosa del genere, mi sembra, nel commento. Sì. Perciò sì, l'idea era di provare a renderlo assumendo che sia questo il punto. Poi che lo sia Certo. davvero, non è che ci possiamo mettere le mani sul fuoco, però parrebbe così. E qui, vabbè, ovviamente tocchiamo l'altro problema enorme che... Le commedie sono così piene di termini che troviamo o solo lì, o magari riappaiono, che ne so, in Luciano, ma il modo in cui l'intero Luciano non è necessariamente una garanzia No, certo, di sono quello che potevano suonare qualcosa. alle orecchie degli Atenei di quinto, quarto secolo, e abbiamo troppo poco materiale comparativo, quindi questo è indubbiamente una grossa difficoltà. Come lo è tutte le cose che non, naturalmente per l'italiano non rende in quanto tale, duale. Duale è una storia divertente, duale è buffo perché è una cosa che con un insegnante andare a scuola il duale è Eh sì, una sicuramente cosa sorprendente. sono Duale, i ma miei cos'è amici che sta roba? suscitano curiosità, Cos'è questa sinceramente. cosa del duale? Il duale è strano perché noi sappiamo che è scomparso sostanzialmente. Ora di menandro non c'era già più in pratica, se non in espressioni stereotipate, fatte, che il dialetto attico era estremamente arcaico da questo punto di vista nell'averlo Sì. osservato rispetto agli altri. E la cosa interessante, questa è una cosa che ho guardato di recente e mi ha molto colpito, è che i dati del teatro sono completamente in controtendenza, cioè ce ne sono molti di più nel tardo Euripide che non nel primo Esquilo. E questo perché non c'è una spiegazione che è abbastanza chiara, perché veniva avvertito appunto come un idiotismo locale, che come tale non ha dato la tragedia, diciamo, no? Ovviamente Euripide sdogana, usiamo questo verbo, usi linguistici che non si sarebbero immaginati in No, Eschilo o in credo. Sofocle, e quindi paradossalmente, anche se il duale era già in netto declino, aumenta, insomma, no? Questo per dirvi un dettaglio che diventa, se uno si pone nell'ottica della traduzione, oh mio Dio, come fai a rendere una cosa di questo genere? Veramente sfuggentissima, insomma. Puoi provare a farlo, però è molto complicato. Ci dice però qualcosa sulla connotazione che aveva, cioè che era una cosa un po' corriva evidentemente da usare fino a una certa data. Da una certa data in poi sarà sembrata invece una cosa che usava mia nonna, ma che nessuno usa più, insomma, no? E quindi, secondo il momento storico in cui avviene, le connotazioni saranno state diverse. Io se posso approfittare, se Elena non Grazie, aveva grazie altre mille. No, no, no. domande, dato che hai chiamato in causa la tua esperienza appunto di traduttore per Siracusa,
Vorrei chiederti di dirci se c'è qualcosa di Aristofane che hai capito quando ti sei posto in quell'ottica di tradurre per la scena o che appunto per la prima volta hai scoperto attraverso questa esperienza. Allora, appunto, già ho detto che delle cose ho pensato di averle capite dopo aver visto altri spettacoli precedenti. Forse, sto pensando, buona domanda, avrei una domanda che mi sarei già dovuto fare da solo, ti ringrazio appunto per avermela fatta, perché effettivamente è una domanda indubbiamente importante. Però sì, direi che la cosa che forse mi sembra di aver capito di più, visto che il regista era effettivamente questo Vincenzo Pirrotta, è uno che ha lavorato molto sui punti siciliani, fortemente, diciamo così, portato a una recitazione, perché lui è anche attore, oltre che regista, molto molto intensa, molto molto corporea, molto molto fisica. Per cui ecco, direi che certe scene in cui i codici extralinguistici sono importanti, mi sembra che appunto si possano capire meglio se tu vedi come si pone non un regista qualunque, perché un regista qualunque non funzionerebbe, ma lui, quel regista lì, sì, e il fatto che fosse così vicino a una sia, ancora per noi, per fortuna. Sia un regista così fortemente legato a forme di Alle recitazione tradizioni. popolare e tradizionale è importante. Ricordiamoci che gli ateniesi avevano un'esperienza diretta del teatro non solo perché ci andavano, ma perché bene o male finire in un coro, chiunque in famiglia c'era uno che senza adesso ricordare il famoso episodio delle latomie, di uccidere di questi, ma insomma, faceva parte della vita. C'è una domanda? Può avvicinarsi per favore? Così facciamo sentire a tutti anche. Allora, intanto la ringrazio per questo approfondimento che è veramente stato molto interessante. E poi le volevo chiederle, perché in classe, quando con la mia compagna abbiamo tradotto alcuni passaggi, abbiamo riscontrato due difficoltà. La prima è stato se tradurre, diciamo, i passaggi più scurrili in maniera fedele oppure essere, diciamo, più leggere sulla pesantezza del linguaggio utilizzato. E poi altrettanto se in caso di battute che potrebbero essere comprese solamente da chi viveva in quel contesto storico, se è meglio rispettarle e magari mettere una nota di spiegazione o adattarle alla nostra comicità. Sì, ma allora è l'eterno problema, insomma, un po' dicevamo adesso il fatto che uno deve un po' preliminarmente decidere da che parte stare, non è che un modo sia necessariamente migliore dell'altro. Per quanto riguarda la seconda parte, certamente se tu metti insieme un testo che ha delle ambizioni sceniche, non bisogna evitare che uno debba ricorrere a una nota, non che possa, perché poter ricorrere a una nota è sempre benvenuto, ma che debba farlo, che, come dicevo prima, nella sua lettura, il suo ascolto si interrompa perché, oddio, questo non l'ho capito, questo bisognerebbe in linea di massima, secondo me, evitare. Per quanto riguarda la volgarità e la comicità, allora, se ci poniamo in un'ottica, secondo me, non trovo l'aggettivo giusto, ma diciamo sì, di fedeltà, diciamo così, allo spirito della cosa, al modo in cui viene rappresentata. Io penso, e lo dico anche nella mia introduzione, che bisognerebbe anzi rincarare la dose, perché la volgarità verbale era raddoppiata poi da quella dei costumi degli attori, tutti questi deittici per indicare quella cosa lì, insomma. Aggiungono, insomma, continuamente, in effetti, volgarità che era sicuramente rimarcata anche appunto dai codici extralinguistici. Però vi si pone un altro grosso problema culturale, cioè qual è l'effetto della volgarità, di quello che noi chiamiamo volgare, sulla percezione di chi guarda, di chi ascolta, di chi legge. E allora lì il problema si fa grave. Perché, diciamo così, ci sono società in cui
certe cose o momenti storici in cui certe cose suonano largamente offensive, inaccettabili, e altri momenti in cui non è così. Nello spazio della mia vita l'ho già visto succedere questo, cioè che c'è certe forme di umorismo molto, molto salace e brutale che quando io ero ragazzino erano assolutamente comuni. Adesso io stesso dico, oh mio Dio, no, questo non è, proprio non è possibile, non si può fare, non si può dire, non è una cosa accettabile. E qui entrano in gioco dei fattori sociali estremamente complessi, veramente estremamente complessi, che vanno appunto dall'evolversi di quanto dell'ampiezza del territorio dell'accettabile e anche dei luoghi in cui ci può essere o non ci può essere una zona franca. La satira politica in Italia, per esempio, è stata una violenza incredibile negli anni 70, 80 e anche dopo. Era una cosa, se guardarla oggi, fa veramente impressione il livello di brutalità e di volgarità che c'era. Però era un codice accettato e da questo punto di vista era inserito in un mondo in cui la faccenda funzionava. E poi c'è il rapporto, ma questo dico solo questa cosa qui, ma se ne potrebbero dire altre 20, eh? Non so, per esempio la Prudhomme, diciamo, no? Che ruolo gioca? Io, la mia famiglia vive in Danimarca, l'eroe nazionale di cartoni animati mostrato a tutti i bambini piccoli, compresa mia figlia che ha 9 anni, è un personaggio che si chiama Tissemen, che sarebbe uno che con il suo prodigioso uccello lunghissimo fa delle cose incredibili, annaffia le piante, salva. Cioè, ve l'immaginate una cosa del genere in Italia? E per questi sono innocenti però, nel senso che per loro è uno scherzo totalmente innocente. La porti qua, ti vai in tribunale il giorno dopo, se fai una cosa così in una scuola italiana, naturalmente, no? Allora, in questo caso è una forma di innocenza rispetto alle cose sessuali che noi per varie ragioni non abbiamo. Oppure, altro esempio, scusate, sono costretto a usare parolacce, il tipo di associazioni che le parole richiamano, no? Se uno ti chiede che cosa vuol dire Kant in inglese, scusate la parola, la devo dire a questo punto, la traduzione, la sua variante nordica, sonora è figa. Sono la stessa cosa, il referente è lo stesso da un certo punto di vista, ma Kant è una parola impronunciabile in inglese, non l'ho solo pronunciata perché non ci sono inglesi qui, ma è una parola bruttissima, veramente una parola bruttissima, tremenda, una parola. Se tu invece pensi a come è nata quella parola che usiamo noi in italiano, è legata a un frutto, è legata a un'idea vagamente aristofanesca, gioiosa, almeno in origine, poi nel linguaggio corrivo e squallido che prevale oggi, non è più così, ma l'origine è una cosa, un bellissimo frutto, insomma, no? Questo è un po' la faccenda. Perciò tutte queste cose rendono la gestione di questi codici un'operazione enormemente complicata, per cui secondo me uno deve decidere che cosa vuole fare, rispetto al contesto sociale, storico in cui si trova, rispetto agli interlocutori che ha, diciamo anche a quanto vuol far riflettere colui che ascolta, che vede la traduzione sulle differenze culturali rispetto al mondo di partenza, oppure invece preferisce anestetizzare queste differenze. E questo è una scelta preliminare che deve fare. Però, appunto, nella mia esperienza è troppo difficile il gioco. Cioè, pensare di arrivare a una soluzione giusta è praticamente impossibile, insomma, no? Diciamo che se traduci, forse è una cosa più generale, se traduci devi un po' porti un obiettivo, nel senso che è inutile con i testi classici che sono stati già tradotti 100.000 volte, non siamo come, no, io mi ricordo quando mi è capitato di andare in Brasile a fare un ciclo di conferenze. E lì il mondo degli studi di cose classiche era completamente diverso dal nostro, perché erano dipartimenti giovani che raddoppiavano il numero dello staff ogni 5 anni, mentre si mai a dimezzarsi fondamentalmente. E quelli che facevano le tre classiche erano più che dei po' degli irregolari, spesso dei personaggi così fantasiosi. E il loro gusto era che certi testi che per noi sono stati tradotti 100.000 volte, non che non fossero mai stati tradotti in portoghese, ma nel brasiliano corrente, non erano mai stati tradotti e quindi avevano quell'esigenza lì di fare una cosa. E se io mi metto a tradurre per l'ennesima volta, che ne so, Platone, se lo faccio, secondo me devo avere un obiettivo chiaro, non è che lo faccio tanto per farlo, per dirlo fatto anch'io, insomma, no? Devi avere un'idea, cioè di qualcosa che sia un po'
originale. Poi magari è criticabile, non è giusta, è giusto da un lato, ma ovviamente le coperte corte, quindi non è giusto dall'altro. Ma se non altro, un pochino il problema te lo devi porre, insomma, no? E questo è quello che ho provato a fare, non mettendo il nome dei personaggi davanti nella traduzione, per esempio. C'è un passo di, aspettate che se lo ritrovo questo, che questo è carino molto, perché dice, ci dice molto di come le cose a un certo punto sono cambiate su questo punto qui. Sì, lo provo, dai. Per fortuna che ho la mia reale memoria, perché il mio cervello non funziona più. Allora, sì, eccolo qua. Sostanzialmente, c'è questo passo di Teodoreto di Ciro, voilà, oppure, adesso non oso collocarlo, insomma, tra tarda antichità e età bizantina, che ci fa uno strano discorso, in cui dice fondamentalmente che Ostiale fu scritto in una maniera diversa, non nel modo in cui facevano gli antichi, in cui i nomi stavano dentro al testo, ma che i nomi invece stanno fuori. Cioè, questa è la testimonianza di quando è cominciata a nascere l'idea che tu preponi il nome del personaggio alla battuta che hai. Questo cambia tutto dal punto di vista della traduzione, come abbiamo visto, no? Noi nel greco reale, da qui una risposta agli spettatori, la parola prosagora la sentiamo 3 volte. Se prendiamo una qualunque traduzione, vediamo 250 volte. Questo cambia completamente la percezione che noi abbiamo. Scusate, adesso sto divagando con cose che c'entrano solo in parte con quello che mi hai Grazie mille. chiesto. Tendo a dare del tuo a tutti perché sono stato professore a scuola e perché sono vissuto in Inghilterra a lungo. No, Ma... no, un problema, assolutamente. Grazie no, mille per cui grazie della domanda. per E sono cose davvero che. Adesso io posso dire le tre robe che mi vengono in mente, ma che poi è bello discutere nella pratica reale quando la risposta. Sì, traduci, quello ed dicevo. è bello perché ti fanno anche molto riflettere sulla società in cui viviamo. In questo c'è un grosso elemento, oh mio Dio, pedagogico, nel tradurre da testi che vengono dal mondo. Davvero ci estraniano rispetto a noi stessi, ci fanno guardare. No, ma Praticamente ci fanno conoscere noi infatti stessi meglio. era Ecco, sorto il questo dubbio anche perché alla fine, dopo il biennio di grammatica, quindi dove si cerca di essere un pochino più fedeli ai testi, adesso sono al quarto anno, quindi il secondo anno dove provo a fare delle traduzioni più libere e quindi più vado avanti, più mi rendo conto di quanto a volte sia complicato decidere quale delle due parti. Infatti, per non parlare poi di cose come Lordo Verborum, che così libero in greco, in italiano ancora siamo. Una certa libertà c'è, ma se prendi altre molte lingue europee, francese, in tedesco, in inglese, sei bloccato, hai la camicia di forza sull'ordine delle parole. E quello anche, diciamo, l'abitudine inveterata, ben comprensibile, che noi abbiamo. So, si dice ancora, fammi la costruzione a scuola, esiste questo modo di dire. Fammi la costruzione della tal frase. No, insomma, quando andavo a scuola io si diceva fammi la costruzione, che voleva dire mettere in fila soggetto, bla, bla, complemento, bla bla bla. Questa cosa qua ovviamente ti permette di capire il significato fattuale della cosa che stai leggendo, ma ti disabitua completamente a cogliere invece la ricchezza della lingua nel senso dell'ordine delle parole. E quindi poi è come se uno dovesse rieducarsi se vuole cominciare invece a cogliere quegli aspetti lì che una lingua come il greco veicola enormemente attraverso questo aspetto che invece in molte lingue moderne o è perduto o è estremamente limitato, insomma, no? E perciò c'è anche quel discorso lì. Come faccio a rendere? Adesso l'italiano ha ancora un po' di libertà, ce l'ha, Sì. però certo molto meno del greco e del latino, insomma. E così, insomma. Grazie Grazie. a te. Ci sono altre domande o sollecitazioni? Vedete che il nostro relatore non si sottrae in nessun modo a, insomma, anche le domande più impegnative. Mi fa Quindi venire nostalgia della approfittiamo scuola, più che altro, veramente. dell'occasione. Approfittiamo dell'occasione. Non so se ci sono già delle domande pronte.
No, la riflessione ovviamente sul tradurre, in particolare tradurre un autore come questo e un genere di testi come questo, è una riflessione su cui potremmo andare avanti, credo, all'infinito. Ci hai mostrato molto bene come appunto tutti i risvolti, ecco, di questa operazione e che è un gioco di equilibri, come dicevi tu, è un gioco di equilibri molto delicato. In cui bisogna tener conto appunto anche del cambiare del pubblico, diciamo, di chi fruisce di questo testo nel tempo. E quindi ecco, in questo senso arrivo a una domanda forse un po' provocatoria o estrema. Quindi questo significa che bisogna pensare ad una traduzione, oggi bisogna pensare ad una traduzione specifica e mirata per ogni specifica circostanza, occasione, quindi pubblico, in relazione ad un contesto ben preciso, nel tempo, nello spazio, nel senso sociale, eccetera, eccetera. Ma non lo so, cioè, forse per la commedia un pochino di più che per altri generi, Sì. direi. Certamente ci sono delle traduzioni che si impongono così profondamente che dopo uno vorrebbe tenersele con sé per sempre, credo, no? In parte dipenderà anche dagli elementi affettivi che ognuno di noi ha, ma credo che, non so, la traduzione di Omero di Calzecchi Onesti, tutti Sì, ci siamo di affezionati, non Abelardo, vorremmo mai Abelardo. perderlo, insomma. Per cui. E lì quelli che hanno veramente fatto qualcosa di notevole, come lei ha fatto, con presupposti culturali da cui partiva, il dialogo con Sì. Pavese, una serie di ragioni, la necessità in quel momento di reagire invece a un approccio così diverso da quello, quelli diventano a loro volta sono dei classici, spendiamo pure questa parola, quelli diventano dei classici, evidentemente. Ora, poter produrre un classico per la commedia è probabilmente un po' più difficile, credo, insomma. È probabilmente un po' più difficile perché il genere si presta di meno. Questo un po' a bovo, forse, perché in fondo per gli ateniesi, per il loro appunto sempre in quest'ottica in cui quella che noi chiamiamo letteratura, parola che peraltro in greco non esiste, insomma, non esiste un equivalente alla parola letteratura in greco classico. Quella che noi chiamiamo letteratura greca, era invece fatta di eventi pubblici, sociali e così via. Anche lì, diciamo, in fondo il calendario di un ateniese, si giocava molto fra il polo delle Panatene, dove tu avevi il monumento vivente, cioè Omero, che veniva recitato ogni volta, uguale a se stesso. Poi c'erano naturalmente invece delle varianti rapsodiche, bla bla, però veniva percepito come una cosa sempre uguale a se stesso. Un monumento immutabile, identico. E poi, invece, di contro, quando andavi alle Dionisie, o alle Enee, o insomma, agli spettacoli in onore di Dioniso, dio del teatro e del cambiamento e delle novità, lì ti trovavi di fronte a una cosa che variava sempre ed era completamente diversa. Fa bella differenza tradurre una cosa che è concepita come un monumento immutabile e tradurre una cosa invece che è di per sé stesso, nel momento stesso in cui nasce una variazione, una novità, qualcosa che deve sorprendere, qualcosa che deve essere nuovo a tutti i costi. Kainos, per usare la parola di prima, che infatti è una parola fortemente dionisiaca. Probabilmente attestata per la prima volta in un diramma di Bacchiride proprio in relazione a un contesto dionisiaco. Non c'è in Omero, è una parola che diventa diffusissima, ma parte tardi, parte nel V secolo. E quindi sì, dipende molto anche dalla natura del testo, direi, effettivamente. Il tempo è volato, vedo che sono già le 16:53. Mi sarebbe molto piaciuto chiederti qualcosa di quel filosofo che compare Ah, per la già, prima certo, volta, ma sì. non so se anche in una battuta ci vuoi dire qualcosa. Ma no, non lo so. Trovo molto interessante che appaia lì. Credo che la spiegazione che normalmente si dà è che effettivamente, e che poi effettivamente anche negli studi più recenti sul contesto in cui si sviluppa la rivalità fra Platone e Isocrate, di fatto. Cioè Isocrate usa molto la parola filosofia proprio all'inizio del IV secolo ed è un campo di battaglia questa parola, in cui sia Isocrate che poi Platone cercano di appropriarsi, dandone evidentemente una versione estremamente diversa, con dei contenuti estremamente diversi. Quindi è probabile che in questo caso la parola
risenta di questa temperie culturale e appaia fondamentalmente per questa ragione. Quindi alle orecchie di allora, evocasse quella che in quel momento lì era una battaglia culturale esplicita per appropriarsi di questo termine che improvvisamente diventa importante. Questa è un'altra parola che improvvisamente diventa importante. Noi non dobbiamo mai dimenticarci che tutti quelli che noi chiamiamo filosofi, che sono i nostri manuali di storia della filosofia, ci sono unicamente perché Aristotele ha deciso che erano filosofi. Altrimenti non ci sarebbero, insomma, no? In molti casi non è tanto chiaro perché devono esserci quelle figure lì e non altre. E non, certamente la parola filosofia non la usavano e non la conoscevano. È poco ma sicuro, insomma. Grazie. Non mi pare di vedere segnalazioni ulteriori di richieste, quindi io ringrazio a nome di tutti ancora una volta per questo splendido pomeriggio il professor Andrea Grazie a Kappa. voi davvero di Grazie di cuore, è cuore stato e ricordo. bellissimo. Vi ricordo che la prossima lezione, sempre in preparazione alla lettura del 15 marzo, avrà luogo il 26 febbraio prossimo, sempre alle 14:30. Questa volta saremo al Liceo Minghetti e avremo come relatore il professor Piero Totaro che parlerà delle scene finali dell'Ecclesia Azuse. Grazie, buon pomeriggio e grazie ancora al nostro relatore. Grazie a voi davvero tantissimo.